Ovviamente quando abbiamo deciso di far partire la live hanno suonato al citofono e quindi abbiamo avuto un attimo di delay, si dice delay. Quindi, signori, ma specialmente signore, benvenuti all'Intel Pre-Show! Eccoci qua con un nuovo setup. Anche oggi avremo problemi tecnici? Sì, io dico di sì. Tu cosa dici? Sì. Sì, esatto, anche secondo me oggi avremo problemi tecnici, quindi stiamo provando un sacco di nuove novità, hangout collegato qua al microfono diverso, la telecamera sbagliata, il mixer e tutto, eccetera, e riusciremo a sbagliare anche oggi, quando ci sarà la quarta stagione sarà tutto a posto. No, io aspetta, siamo leggermente fuori fuoco. No. Ma tu sei a fuoco, io no. Oh no, io mi prendo la mano. Ehi, cosa permetti? Guarda, non vi sbigliate, vi sentono. Sì. Io sono a fuoco. Certo. Intanto avete sentito bisbigliare da di là in sala relax, quindi vi facciamo subito vedere le persone brutte. Chi sarà la persona che faremo vedere? La camera 1 o la camera 2? O la 3? No, la 3 non c'è. Allora vai con la 3. Dammi la 2. La 2. C'è già la 2. Quindi chi sarà? Saranno? Oh, è Matt. Ma no. È Matt Sara. E volevi! Dammi! Sara si è messa nell'unico punto in cui è a metà fra una camera e l'altra. E ha deciso che rimarrà lì. Esatto. Dammi la 1. Adesso vado vicino a me. Tieni la 1. Te l'ho data la 1, solo che... Ah, è che vedo in ritardo! Io ho 3 ore così! Piano piano ci stiamo ottimizzando, dai, stiamo migliorando in tutto. Cosa, Simo? Questa è una scelta interessante. Se su Hangout ci mutiamo e lo attiviamo solo quando dobbiamo comunicare con loro. Beh, ma una scelta molto pratica, soprattutto da fare durante la diretta. Beh, no. Top gamma. No, a me non dà poi così tanto fastidio, bene o male. Se tengo sì, un orecchio... Beh, parecchio. Infatti io penso che adesso mi muterò. Così non senti il mio eco. Perfetto, e tu non senti loro. Loro non sentono te. Ho mutato me stesso. Ah. E se devo parlargli mi smuto così mi sentono. Ah. Così io sento loro, ma noi due non ci interferiamo. Ok, va bene. Allora, ragazzi, come avete visto, oggi delirio totale, ma abbiamo come ospite la nostra cara Camilla Donofrio. Yeah! Che per chi non lo sapesse, oggi quanto siamo? In quanti siamo, regia? Un millino. Regia? Un millino? Dammi la 1. Se tu sei connettato, okay. Mi senti, non sai che uno. Allora, per chi non lo sapesse, tra queste 1000 persone, ecco, Camilla Donofrio, codesta ragazza, si è occupata di musicare, se può dire musicare. Sì, è giusto. È giusto? Senza superare... The prophecy is true! Di musicare, appunto, gli episodi di Luxastra stagione 3. Già. E quindi oggi è venuta a farci visita, magari ci racconterai un po' l'esperienza. Se avete domande relative alla musica, ragazzi, sappiate che oggi abbiamo la già protagonista. Giusto? Giusto, regia? Non vi sento? Sì, siamo qua. Ok, perfetto. Una marea di commenti, fantastica Camilla, grande Camilla, ti si vuole benissimo. Vediamo che la community di Intel ti ama, che tra l'altro, per chi non lo sapesse... Camilla, tu hai realizzato praticamente le colonne sonore di Luxastra in diretta sul tuo canale. Esattamente, sì. Alcuni pezzi li ho creati appositamente per le mie live su Twitch. Esatto, infatti per quelli che ci stanno seguendo magari per la prima volta o solo di recente, nel corso del lockdown... Sì, da aprile. Esatto, quando abbiamo ufficializzato la collaborazione. Abbiamo portato qui su Twitch appunto il format che... Adesso esibizione bardica, sono un attimo. No, ci tiene, no, no, tesoro, non ti posso abbracciare solo per la distanza. No, appunto, l'esibizione bardica dove la nostra cara Camilla faceva delle musiche bellissime con il suo violino incredibile. Con un sacco di problemi tecnici audio. Non è vero, le trovate tutte comunque caricate sul canale secondario. Yeah. Intel TV, e successivamente andava in live sul suo canale, che ricordiamo essere Milla Music. Milla Music Mods,
ci fate uno shout out a Milla Music, please. Che tu stai continuando a fare live sul tuo canale, vedo. Ufficialmente ho ricominciato martedì con un real life montando delle librerie nella mia nuova casa. E ricomincerò ufficialmente lunedì prossimo, appunto, con una nuova live dedicata a Intel. Mi voglio rovinare! signor Matt, sì. ci accende un po' l'aria condizionata che stiamo leggermente grondando, cioè, io di ho detto meglio la maglia, metto la maglia a maniche lunghe perché tanto avranno l'aria condizionata sparata a mille come al solito. Ma infatti non, no, che io sono rimasto nel tugurio in regia da stamattina a montare, a fare, cioè, e qua ci sono arrivato solo adesso e quindi otto. No, l'ho detto, adesso si riempirà la chat di 8. Otto in chat. No. Non vorrei fare il corvo del malaugurio, ma l'audio sarebbe perfetto se non ci fosse un... No, tutti questi otto! No! Un ronzio continuo che sembra un Boeing 747. A quanto pare, regia, abbiamo un Boeing 747 nei microfoni. Ma lo senti, vediamo se lo puoi. Allora, il problema è il cavo. Perché ieri buon Pietro e buon Rob hanno fatto decine e decine di prove e il cavo patacca, ed è per questo che abbiamo fatto il donation goal per migliorare i nostri attrezzi. Ignoro quanto sia disturbante, sono molto curioso di scoprirlo. Speriamo, ragazzi, che non vi stia veramente rendendo impossibile. Allora, quanto disturbante, volevo sapere quanto disturbante da 8 a 8. Esatto. No, da 1 a 8, quanto è disturbante? Quindi 8 in chat, giusto? No, ti prego, 8 in chat vuol dire che è inascoltabile, chiudiamo la live. Ah, ma 8 no, 8 più è alto il numero, più è figo l'audio, più è basso l'1. Ma no, è troppo confondente. No, stai confondendo. Mi stai accusando di turbinare. Ecco, infatti adesso non ci si capisce un cazzo, ci sono cifre senza 8, senso. 3, 2. Vabbè. Allora, fermi! Fermi, non ridete, è una cosa gravissima. No, allora, da 1 a 10, ascoltatemi bene perché ci stai qua. Da 1 a 10, dove 10 sta per? È inascoltabile e 1 è ascoltabilissimo. Non è tanto leggibile questa classifica. No. Matt, stai zitto, mannaggia il porco di Frasma. Ok, però da 1 a 10, dove 1 è ascoltabile e 10 inascoltabile, quanto è inascoltabile? Vediamo. 1, 1, 9, 5, 3, è abbastanza fastidioso, mi sa. Bene. No, sai cosa c'è? C'è proprio quel ronzio di... Davvero, si sente? Ma... è proprio di fondo, okay. Dopo il tot, secondo me, vabbè, entri nel... e sentiranno il paradiso, però non è una cosa così. Perfetto, ragazzi, non chiacchierate, mannaggia il Frasma, che adesso vi tiro un tavolino. Ha detto che vede soltanto numeri. Ho detto che vedo i numeri. Ho capito. Perfetto, allora, io ripasso la parola alla regia, se avete delle domande che volete leggere, ragazzi, poi noi siamo qui, facciamo un po'. Non lo so, per il momento la chat è un abaco, quindi faccio fatica a trovare le domande. Prendiamo un attimo il controllo noi intanto nel frattempo. Vai. Regia schermo intero, eccoci qua, siamo tornati operativi. Quindi, Gabio, leggiamo una domanda. Oggi, allora, chiunque abbia avuto il piacere, no? di vedere la anteprima su YouTube dell'episodio di oggi, avrà visto che c'è uno dei migliori personaggi, a nostro parere, che c'è in anteprima, no? Giusto? Non ho capito di cosa stiamo parlando. Dell'anteprima è lì, Gabrio, lì. Quello di Luxastra? Non lo so. No! Ripasso la regia, ripasso ai divani. Divani. Allora, sì, confermiamo anche noi che Rendar, ragazzi, è il personaggio migliore in assoluto. Sì. No. Andros è la persona migliore in assoluto. Ma quindi Andros è canonico in Luxastra? Sì. Certo. Ragazzi, io vi ricordo che Luxastra fa parte di un complesso multiverso.
da un fastidio poi risentire la mia voce. appunto Lux Astral fa parte di questo complesso multiverso in cui esistono versioni parallele anche di noi. Ah, interessevole. E certo. Quindi faremo anche delle one shot magari specifiche per il background di Andros. Ok. Ti ricordi il gioco della paranoia, Simone? Sì. Ok. Cosa? Sa, come stai oggi, Gioia? Sto bene. Meno male, sono contento. Cosa? Ti vedo solare oggi. Oh, anch'io, con questa bella camicia rossa. Ma sì, tra l'altro è la camicia che metto di solito per i grandi eventi. Infatti, il grande evento è che oggi abbiamo la nostra Camilla. Esatto. Ma infatti sei bellissimo. Tu sei bellissima. E sì, sapete chi altro è bellissimo? Luca. Ah, io avrei detto Andros. Ma no, ma Andros è come dire, il sole è luminoso. Sì. E Andros è bellissimo, è scontato, è, cioè, normale. Ok. Io sto percependo l'aura di confusione di Simo che si sta allargando. Leggermente. Andiamo a rifare la sua aura. No, che mi hanno reso la cosa più difficile, non so che cosa avevate detto prima, che cosa sta... Cioè, se... In diretta mi fate queste cose, siete delle merde. Allora, domanda per Camilla, facciamo cose serie. Non so se... No, vabbè, peggio per te. Allora, non so se hai già risposto a questa domanda, però ero curioso di sapere di quale personaggio è stato più difficile creare l'accompagnamento e di quale è più facile. Bella domanda questa. Partiamo dalla più facile. Sicuramente quella più semplice, quella che mi dà più soddisfazione, è quella di Leto. In assoluto, poco più in alto rispetto a Shira. Quei due temi li ho scritti praticamente in 5 minuti. Quello più difficile, forse proprio per tuo, sì. Sì. Forse perché volevo mettere a tutti i costi il violino e fare una cosa molto irlandese, hai sentito? E quindi volevo proprio cercare di abbracciare il tuo stile, la tua raffinatezza, la tua eleganza. Saputa e rinnovata. Tant'è che infatti ho cercato di sincronizzare la bellissima battuta durante il primo episodio con il tuo pezzo dei Joy. Quello censurato, la censura. Ok. Perché la lode a Frasba. Sì. Certo. Sì. Volevo rappresentare la tua essenza. Bella, bella, mi piace questa cosa. E a me, io personalmente, tipo, ho adorato e ogni tanto ancora me lo risento, tipo quando faccio la doccia o cose del genere, una volta al mese, no? Certo. Sul Calis. Ah, Sweet Sweet. Sweet sul Calis. È stato uno dei primi pezzi che ho scritto per Lux Astra e tra l'altro l'ho dovuto modificare, nel senso ho dovuto cambiare tonalità proprio per il primo episodio. L'avevo pensato completamente diverso, adesso tu suoniderai e annuirai. Invece che pensarlo in si minore come scritto, l'ho pensato in la minore e quindi è tutta una quinta spostata. Una quinta abbondante sì, giusto? Sì. Perfetto. È bello vedere Simo annuire, che lo vedi con un grande punto di interrogazione. Esatto. No, è il caricamento sui sì, tu sorriderai, io non ho capito un cazzo, però va bene. Comunque, cioè, ragazzi, lo dico anche a voi, ci sono tutte le musiche di Lux Astra impostate dentro una playlist fatta bene, tutta ordinella, perché non l'ho fatta io, certo. E, su Spotify, su Apple Music, su tutte le piattaforme, che è molto comodo, tra l'altro. Lo ben sai. E sono anche facili da capire di quale episodio fanno riferimento, perché appunto c'è la rispettiva thumbnail dell'episodio. Così. Allora, volevo leggere una domanda veloce. Prego. Per me e per Luca, tra l'altro. Luca, quindi mi smuto da Hangout, così mi può sentire... Anche il nostro. Non ti preoccupare, ti sento, ti sento. Ah, mi sente comunque, quindi chi se ne frega. Allora, due domande velocissime per me e Luca. Dato che nella live di lunedì avete detto che volete fare una collaborazione con Matthew Mercer, cosa leggermente infattibile, ma togliamo anche leggermente, lasciamo solo l'infattibile, farete collaborazioni con il buon Nicola De Gobbis? E la domanda che vi rigiro io è: mi dice che non l'abbiamo già fatto sotto il vostro naso e voi non lo sappiate? E poi farete una live di Dungeon Master of the Universe in cui commenterete le informazioni trattate finora del calderone di Tasha? Ecco, Luca, questa potrebbe essere una cosa interessante. Fare un commentary sulle informazioni che stanno uscendo dei vari manuali, fare un po' di ipotesi. Che dici? Ma mi sembra un'idea più che fattibile, sinceramente. Quindi
non male, pensiamoci e lavoriamola. Tanto di materiali in arrivo ce n'è veramente a vagonate. Quindi, sì, sì, assolutamente. Comunque, commentino, cioè, la collaborazione con Matthew Mercer sarebbe una figata pazzesca, ma come cazzo? Ma, beh, oddio, Maganiello l'anno scorso Lucca era lì. Sì, ma c'è anche il problema della lingua. Qua tre quarti non parlano inglese. Perché sì. Un crossover Critical Role Luxastra sarebbe tipo, boh, vabbè, la sborrata del cervello. Ma che ne sappiamo? Vai, io traduco, mi metto in mezzo e... No, Simone, andiamo a farci un corso di inglese. Solo per la... Beh, allora, se Critical Role vorrà mai collaborare con noi, io farò un corso intensivo di inglese e è la volta buona che lo imparo. Dai, Simone, sì, dai, proprio tipo Matrix, col cavo dietro, così. No, allora ci vestiamo da Pierino e andiamo al cielo. Io sono già Pierino. Appunto, è più divertente. Faccio il cosplay di me stesso. Ma no, ma perché cebu? E perché c'è dalla Totti? Ma ci sono tanti corsi seri. Marco seduto a fianco a Totti, no? Mamma mia, ma scoppiato l'uno con l'altro. Ma mi scrivo subito, guarda. Tanta roba. Comunque, c'era una domanda che è stata fatta per Camilla, ma io la rigiro a questo punto a tutti quanti. Ognuno risponderà. Io ho già risposto perché ho già detto qual è la mia preferita. Ah, sì? Qual è la tua soundtrack preferita di Luxastra S3? È molto difficile perché sono tutte belle, modestamente. No, scherzo. penso che l'unica che ascolto in continuazione, che caspita ho fatto a scriverla, è Onirico di Leto. Quindi è il terzo pezzo che ho scritto, forse il primo pezzo che ho scritto, penso sia quello. No, bomba. Mi ero dimenticato, anche se non è di Luxastra S3, tipo Armored Soul resta proprio per me la più bella in assoluto che hai fatto. L'ho fatta sentire al mio capo di una scuola che insegna Novara, sì. Ha spiegato di Guerre Stellari, infatti ho consigliato subito Armored Soul e ha sentito il pezzo. Che figa promozione! Esatto, Armored Soul che sta venendo rivista o vista per la prima volta un sacco in questo periodo sul secondo canale, lo vedo dai commenti che arrivano e le views. Matt, qual è la tua colonna sonora preferita? Allora, poi giro la domanda anche in regia, Devo dire che su Armored Soul hai fatto veramente una figata di lavoro, perché hai proprio ripreso i sentimenti delle colonne sonore originali, l'eticità, bello, cioè proprio mi ha dato tanto l'impressione di sentire il pezzo originale. Però è un rimando a qualcos'altro, che quindi bello, però un gradino sotto invece ha il pezzo che hai fatto, che abbiamo messo nel momento in cui Sheeran parla con Rasmonidinas. C'è proprio un cambio ad un certo punto, c'è la scena che Rasmonidinas scrocchia il collo e cambia volto, lì c'è un cambio di musica e mi fa impazzire. Quindi immagino che sia il momento in cui lei poi deve scappare. Esatto. Sì, quella parte anche a me è piaciuta molto. È bellissimo. Mi ha fatto impazzire perché avevo bisogno di una voce bella potente, poi mi sono detta, ma sono io voce boh. Potente. quando lei comincia a pregare, ho sentito almeno 100.000 volte Rasmonidinas! E mi è entrato in testa e non so per quale motivo poi ho detto ma sì, impazziamo, facciamo le stesse due note e facciamo in modo che poi esploda tutto, poi arriva lo zompo e lì veramente è stata favolosa, bellissimo quel pezzo, è stato fantastico, ma è stato proprio bello ascoltare la tua voce e cercare di trasmutare quel sentimento di oh cazzo sta per mangiarmi in musica. Per me è stato mi venivano i brividi, è stata fantastica, ma, grazie, bravo. Ma anche voi veramente complimenti, perché io poi posso fare tutte le figate che voglio in musica, però se non ho una base da cui partire è difficile creare qualcosa totalmente dal nulla, soprattutto con i tempi di produzione di Luxastra che sono pazzeschi. Vabbè, una creazione diciamo in combo. Allora, prima di chiedere anche a Sara qual è la sua preferita, ringrazio anche Andros Nikos 4 che ha regalato un tot di abbonamenti, 5 abbonamenti in regalo. Ragazzi, grazie mille per tutti quelli che si stanno sabbando.
Sappiate che prossimamente comunque stiamo ragionando su cosa fare anche proprio appositamente per i sub, perché cominciate ad essere tanti e quindi vorremmo creare dei contenuti esclusivi anche per gli abbonati, e quindi grazie a tutti quelli che stanno anche regalando le sub, siete veramente... Grazie! Un bacio! Saetta, qual è la tua colonna sonora preferita di Luxastra fino adesso? Mia, quella di Gadget. A me piace da morire quella di Gadget. Me la quando c'è il sogno. Sì, quella è bellissima, dolce, proprio bella. Mi piace da morire. Che veramente mi ha dato tante soddisfazioni, soprattutto verso la fine. O meglio dire, da quando c'è il momento comico con lui, lì sono partita in quarta. E lì volevo immergerlo, perché una cosa che alcuni hanno notato è che c'era la classica critica del è tutto molto ritmato, come se i giocatori sapessero come muoversi in un certo senso, no? Magari potere del montaggio, la magia del montaggio, tu hai quella sensazione, ma in realtà non è affatto così. E io do questo suggerimento proprio in musica. Per Gadget io ho costantemente creato quella classica situazione in cui quando sta per capire qualcosa, Gian tira il dado, il povero dadino, il dadino, e quindi ritorna, riemerge, riaffonda nel sogno, in continuo. Molto bella quella me l'ascolto spesso, è davvero bella. Stanno arrivando un sacco di altri sub, XXLolliXX94, anche prima c'è stato qualcun altro, ma se avete OBS davanti lo lascio dire alla regia, così ragazzi rispondete anche voi alla domanda, e se volete rispondere ad altre domande vi lascio un po' il turno. Sì, prendiamo un attimo allora noi il comando qua. Allora, qual è stata la mia preferita? Allora, a parte ovviamente in generale Armored Sole in assoluto, vabbè, ma lì sono un po' di parte, quindi ovviamente lasciamo stare, anche Gabriel sicuramente è la colonna sonora. Invece per Luxastra devo ammettere che mi sono abbastanza spisciato dal ridere con il pezzo di Anne, specialmente quando Simone non aveva ben capito cosa stava succedendo nell'ova lirica di Gadget, e non capiva, e quindi era un attimo in difficoltà. La colonna sonora del Fregadero è ancora spoiler, Camilla la sta ancora facendo, la colonna sonora del Fregadero è chiaramente un pezzo spagnoleggiante, olé. Spadrillas, ma aspetta, spagnoleggiante paella, ma non è che puoi dire parole spagnole. Jamón serrano, sangria, Fregadero. Intanto sentiamo tantissimo rumore provenire da di là, non so cosa stia succedendo, probabilmente stanno scorticando quel sacchetto di patatine, ma io vorrei leggere una domanda. Ok, la maglia di Gabrio è meravigliosa. Ma perché la porto io? Esatto, basta. Questa... Ma Lucio, non era una domanda, è un'affermazione, la grammatica. Lo so, ma sembrava la cosa giusta da dire. Ma zio Gabrio ha un occhio nero? No, che io sappia no. Magari mi sono sporcato prima, che da stamattina che sto facendo lavori, quindi è probabile. Può essere, ma a me sembra normale. Forse è solo un po' la luce, che sei un po' emozionato. Allora, domanda: è già uscita la playlist? Se sì, dove posso trovarla? E quindi io rilancio immediatamente la domanda di là. Vediamo cosa rispondono. Abbiamo risposto poco fa, però come vedete sta facendo il piccione praticamente. Aspetta, sta beccando. Sì, ragazzi. Sì, è già uscita su Spotify, c'è la playlist ufficiale dedicata a Luxastra, ho fatto anche tutto il loghino carino a tema. Bellissimo, tra l'altro, l'ho apprezzato un sacco, mi sono dimenticato di dirtelo, ma vedere il logo di Intel con dentro le ondine di Spotify, ho apprezzato un sacco, veramente. E viene aggiornato ogni giovedì, ogni volta che esce l'episodio. Quindi io suggerisco comunque di andare su Spotify, o comunque io non uso Apple Music o altre piattaforme, però Spotify, come dico. No, è giusto, Spotify. Ok. Chi se ne frega di Apple Music. Esatto, Spotify. Infatti. Mettere il like, cioè proprio il cuoricino alla playlist, perché appunto, come dice Camilla, viene aggiornato costantemente. Dentro trovate anche tutte le altre, cioè appunto c'è quella della prima stagione, della seconda stagione fatta da Andros, la sigla d'apertura di Mark the Hammer,
la ending di Rob di Dangerous, Rob Forchetta su Spotify. Ragazzi, c'è tutto in ordine praticamente cronologico. Meglio di così, proprio tra un po' facciamo anche i concerti. Che cazzo, non volevo spoilerare. Scusa, Matt, non volevo spoilerare. Ho toccato il fregadero, Gabrio. Punisci. Non lo fa, ma anche questo qua, fermo. Punisci. Non si tocca il fregadero. Ma non lo tocco, ma non mi interessa. Ogni volta che fai uno spoiler, tocchi il fregadero. Ma non è vero, ma che cos'è questa storia? Ma che cazzo state dicendo? Raga, in chat, ditemi se è vero. Ma c'è, vabbè. Bastardo. Chiedono se ci saranno mai ciondoli con logo di Intel su Intel Store. Bella domanda, sbrillo 1989. Allora, approfitto per parlare un secondino dello store. Posso fare un po' di pubblicità, ragazzi? Allora, solo per voi, ragazzi. No, basta. Allora. Ti dà fastidio il rientro? No, non mi dà fastidio. No, non mi dà fastidio. Non ti dà fastidio. Non mi dà fastidio. Mi facci sì parlare. Allora, l'Intel. Non mi tocchi sì. Non mi tocchi sì. L'Intel Store, ci stanno lavorando tantissimo i nostri illustratori. E anche Max Ramballi, che appunto l'avete conosciuto, è la nostra art director. Abbiamo una nuova interfaccia grafica e anche l'Intel Store lo aggiorneremo ogni mese, fondamentalmente troverete piano piano delle novità e tenete d'occhio i nostri social come Instagram, Facebook, anche community di YouTube, perché continueremo a mandarvi dei sondaggi. Abbiamo visto che avete apprezzato molto quello sulla maglietta di Ana. Tu hai scelto la 2? Sì, okay. Anche io la 2, era più bella. Ti piaceva la 2? Tantissimo. Sì. Ma c'è qualcuno che non ha votato la 2? Io volevo quella con le bretelle che sembravano tette flosce. E mi piaceva. Allora, raga, concept, immaginatevi un bel ragazzone, bello, bello corpulento, eccetera, con quella maglietta che gli diavolo le tette vanno così, con i due bottoni che sembrano i suoi capezzoli di sopra. Allora, a parte la canonicità, perché Anna ha le bretelle, mi piaceva perché... Le tettine flosce. Non amo le tettine flosce, è che mi ricordava un po' la maglietta Oppai con le tette. Scusa, c'è cioè quella Oppai con le tette belle piene. Ma quelle sono tosto, non so. Ed è giusto che ci sia anche. Stai facendo body shaming, Sara? Ah, quindi Simone, ti ecciti guardando le streghe di The Witch? Sì, sì, anche guardando i comodini oppure le foto del piccolo Randall nudo. Ah, sì. Quindi sei uno di quelli che sugli spigoli fa quelle cose sì, strane. Sì, tocco i morti e accarezzo le pecore. Esattamente. Bello, bello. Per tutti, Matt e Sara già lo sanno, l'altro ieri un mio compagno di party, grande fan di Intel, è stato investito mentre era, oddio, non volevo leggere, no, vai avanti. Mentre era in moto verso scuola, ma è gravissimo, sì. Sta bene, ma ha diverse fratture rognose, tra cui una alla mascella, ma è gravissimo, se gli faceste un UE fareste una bella cosa, credo che sia a fare una lastra ora, ma in caso gli mando il video. Voleva un way, mi ha detto da parte. Ah, giusto, tua. È vero, dobbiamo fargli un way in omaggio, dai. Bravo, facciamo, che l'hai ricordato. Va bene, essere. Allora, tutti insieme, anche dalla regia, che siete siamo molto contenti di fare il way. Esatto. 1, 2, 3. Questo è un way di pronta guarigione. Esatto, che vale un po' come il 5 di Carlo. Sul culo, esatto. Fatto no, una 4. Pacca sul culo. Diamo una pacca sul culo, no, non solo mascella, che sono no, un sacco male. Esatto. Allora, ragazzi, lascio un po' la parola anche alla regia, se avete qualche domanda da leggere. Facciamo un po', rimbalzini. Allora, vediamo un po', io avevo letto una domanda interessantissima, me la sono ovviamente dimenticata, quindi adesso ce la cercherò nuovamente, mentre farò finta di parlare inutilmente. Allora, sì, ma siamo noi in primo piano. Ah, ecco, ok. No, non siete, ma tu... vabbè, sono un po' ritardato, scusate. Smettila di farti gli affari miei. Se io proprio i pulsanti, tu non devi toccare. Mi scusi, non sì, toccare il fregare. Sì. Oh. Tutte le volte, senti. No, non ha toccato il fregadero. Ecco, vedi, no, Dov'era? Era qua, l'avevo vista, è scivolata. Siete in troppi a parlare. Bene, ottimo, grazie. Però, avevo letta, vinto. Allora, qualcuno dice che mio zio è morto dopo aver spoilerato e quindi aver toccato il fregadero. Giusto? No, ma come? No, scusa, sto leggendo Rob che ci dà i feedback sulla live. Sì, ho visto anch'io i feedback sulla live. Allora, che aria, mannaggia, sto perso un'altra volta. Allora, vediamo dov'è. Era qui, Gabriel, l'avevo vista insieme, te l'avevo anche puntata. Cazzo vedo, io non vedo niente senza occhiali.
cazzo, sono 60 pollici. Beh, io vedrò la 61 in poi. Ah, ok, va bene. Vabbè. E niente. Leggere un'altra, leggere un'altra. A caso, dammi. Allora. Che... Gabrio Stanero. Mi ritengo abbastanza caucasico, però non ne sono sicuro. Ok, questa è una domanda che... non mi sono... A me sembra triste, magari, ma sei ragazzi, triste. Sono solo stanco. Sono due giorni che sono chiuso qua dentro a fare lavori fisici. Sta lavorando. E sono solo stanco, ragazzi. Esatto, è solo stanco, ma... Spam di cuori transitivo. Uscite cuori transitivo. Per Gabrio che è stanco. O mandatemi foto se... sul mio profilo di Instagram. Sul profilo di Instagram. Che appunto, a parte le foto, è vero, lo spam di cuori. Così abbiamo un'altra bellissima scusa per non aver letto un'altra domanda. Ripassiamo la linea. No, adesso dai, troviamo una domanda. Se no me ne invento. Gabrio. Gabrio. Ma... Ah, quanto alto è? 2,18 m. Come Ciubecca. Non lo so, Ciubecca è 2,19 se vuoi vedere i peli. Quanti peli esattamente? Il. Allora, Matt e Luca, che usate come prodotti per la barba? Ma che domanda è sopra, la pigrizia. La barba o la sugna? Allora, la sugna. Per avere una bella barba bisogna aspettare, lavarla tendenzialmente. No, e dopo questa risposta. Do la parola a Matt. Matt, allora, cosa dici? Io di solito, come olio per la barba, passo le mani sotto le scelle di Luca, le ungo per bene, poi... Oppure su di me dopo che ho mandato le patatine. O su di... anzi, prendo proprio le mani di Sara e me le uso come pettinino, perché ha le dita sottili ossute, quindi fa un ottimo pettine. Poi, quando Simone non se ne accorge, prendo i suoi calzini, li milco, faccio il latte di Simone... Che schifo, zio, è una delle parti più disgustose di me. Sì. I calzini? Sì, non sto più ridendo, sì. Ragazzi. È veramente... Simone ha tante qualità, ma ha un problema alle ghiandole di piedi, ragazzi. È una roba letale. Però mi avete detto che in generale non puzza. Cioè, ho un ottimo odore. In generale, anche quando tu... Non è che ha un ottimo odore. Senti, che è un ottimo odore, siamo in live. Neutro, nel senso... Simone ha un buonissimo odore. Che buonissimo. Oh, tesoro. Non così forte. No, in generale non sei di sudore forte. Sei disgustoso. Non sei disgustoso, che per complimento. Però i piedi, madonna raga, non è veramente da star male. Una volta io gli ho dovuto chiedere per cortesia di rimettersi le scarpe. Sì, e quando un amico maschio ti chiede di rimetterti le scarpe vuol dire che forse fai proprio schifo. Un amico maschio che è stato soprannominato dagli amici il Lercio, capisci che... Sì, forse è un po' aggressiva come cosa. Allora, c'era una domanda molto simpatica che volevo leggere. Non è proprio un vanto, eh. Luca, ascolta che vale anche per te. Sì, dimmi. Ok, domanda è master. Ma cosa ne pensate di eventi BBC nelle campagne, come magari tornei, ovviamente non letali, o roba del genere in cui i player si vedono l'uno contro l'altro? Come li usereste questi ipotetici eventi? Quali regole usereste? È un buon sostituto al di incontrarti in una locanda, oppure è meglio come un evento in campagna magari per indagare su qualcosa? Allora, questa è una domanda piuttosto elaborata. Partiamo dal siamo favorevoli o contrari al PvP? Io personalmente sono favorevole, nel senso non è che spingo i giocatori a menarsi fra loro, ma se c'è la possibilità lo fanno. E io sinceramente non sto a inventarmi regole particolari o aggiunte, eccetera. Gli faccio fare un combat con i loro personaggi, quindi hanno le loro CA, hanno i loro punti ferita, hanno le loro abilità, cazzi e mazzi, e usano quelle, né più né meno, senza nessuna differenza. Per usarli, Tirolamo, in realtà, cioè tutte le opzioni che tu hai descritto sono valide, tanto quanto mille altre possibilità. Puoi usarlo come evento in campagna? Certo. Puoi usarlo come inizio campagna al posto della locanda? Certo. Potresti ambientare la tua storia in un torneo d'arme svolto per decidere chi prenderà la mano della principessa del regno Battrappesca. Il PvP è molto valido, a patto che però i giocatori abbiano la scelta di farlo o non farlo. In che senso? Se tu obblighi dei giocatori al PvP,
ti stai imponendo, stai binariando la loro giocata in una direzione che magari potrebbe non piacergli. Cosa molto facile, perché PvP, comunque tu stai combattendo contro una persona che anche al tuo stesso livello è molto più difficile di un goblinoide a caso o robe del genere. Possiamo definirlo quasi un mini boss, soprattutto se uno di uno. Quindi, sì, potete fare PvP, è una cosa molto interessante, che può anche accendere l'ardimento dei giocatori, ma fate sempre in modo che ci siano più opzioni, ovvero puoi tirare schiaffi oppure puoi parlarne. Secondo me questa è la soluzione migliore. Ragazzi, facciamo gli auguri a Simo Reeves, che oggi compie gli anni di Cristo. Auguroni! Auguri! Ma tanti! Intervenire un secondo. Bravi! Però ho suonato un pochino. È stata una, a un certo punto... Nel frattempo, ma... sta fatta una donazione di 20 euro con un paio. Beh, un paio, ragazzi, canto più spesso! Canto più spesso! No, prima, quando stava parlando me. Non è vero. Come era, perché ho cantato. Zitto. A parte che non farlo mai più, perché fai clippare i microfoni e la gente giustamente si lamenta. E ah. Per gente intendo io. Ah. Comunque, ho una domanda fondamentale che rivolgo a tutti in questo momento. Visto che tipo un'ora fa c'era arrivato il messaggio da parte di Andros che stava cercando parcheggio. No, allora, purtroppo, ragazzi, F fortissimo in chat per il buon Andros. No, certo, no. Vado fuori con il bastone d'ora domani. No, è bello che alle 3:30 Andros era qua. Ma dalle 3:30 a 10 minuti fa, no, e ha continuato a girare in cerca di sto cazzo di parcheggio. Ma io vivo qua, praticamente non mi è mai capitato di non trovarlo così. Bro, tra l'altro prima, quando ero uscito, prima che iniziassimo la live, ero proprio andato da Andros. Ma secondo me ha sbagliato, cioè è andato in un'altra zona. Ma non si trova parcheggio, ma c'è anche quello di qua, al massimo a pagamento, metti un euro. Che ti vuol dire? Non lo... Ma assolutamente sì, qua, vabbè, adesso poi non voglio dare dettagli, comunque vabbè, allora... Andate tutti sui profili di Andros, di TikTok, che c'ha Instagram. Che TikTok? E scrivete: Andros, ma dove cazzo sei? No, proprio, no, sì, no. Sì, allora, sì. Io farei scritto attaccato un maiuscolo. Parcheggiandros. Hashtag parcheggiandros, allegato un ma dove cazzo sei? Mi piace questa. Hashtag parcheggiandros suona. Suona bene. C'è una domanda per Camilla, sì. Poi vi lascio la parola alla regia. Domanda per Camilla: potessi scegliere un personaggio o un ruolo nel caso degli altri diverso dal vostro? Ah, vabbè, che è arrivato anche a noi, ma per velocizzare la facciamo a Camilla. Da interpretare Luxastra, chi sceglieresti? Anche in una scena specifica. Il personaggio che più mi si avvicina in personalità è Dalia, quindi sceglierei lei. Però per questa terza stagione mi sto avvicinando a Shira. A Shira? Sì, 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 sì. Perché c'ha il favore di un dio. Cazzo di voi. Cazzo di voi. Che dire. Andros, ma da quando sei lì? Perdi, non ridete. È una cosa gravissima. What the fuck? Allora, regia, ti cedo un po' di timing, se avete delle domande. Sì, torniamo qua a noi, signore e signori. Allora, intanto io ho letto dei bellissimi messaggi di auguri, in realtà, per Andros. E giustamente, Andros si è perso nell'Androsverse, oppure... Sì. Andros è rimasto senza benzina mentre cercava parcheggio. Secondo me ha sbagliato qualcuno del spazio. Andros è palesemente finito in una dimensione parallela. Ha sbagliato. Sta spingendo l'auto, quindi. Sì. No, mi immagino Andros che sta guidando, finisce la benzina, si blocca la macchina. Fermi! Fermi! Fermi tutti! Diventato spingiandros. Scusa, che dire, signore, che dire. Bevo un po' di coca perché ne ho bisogno. Diciamo. Allora, prima avevo letto un bellissimo, nuovissima domanda. Organizzerete mai? State zitti, maledetti. Scusateci, regia, siamo zitti. Dicevo,
Organizzerete mai delle sessioni tipo celebrity D&D, che è quello che hanno fatto in Critical Role, chiamando delle celebrità? Allora, è chiaro che a noi piacerebbe tantissimo fare questo genere di format dedicati proprio magari a persone che non hanno mai giocato o che non si sa se sono interessate al gioco di ruolo. Ad esempio, Simone stesso qualche giorno fa ha scoperto che Barbero è appassionato di wargame. Quindi mio Dio, sì! Quindi chi lo sa, perché mi ricordo alcuni episodi che hanno fatto di Celeb D&D con Vin Diesel, con Terry Crews, esatto, che li ho adorati, Paolo Limiti non credo di aver fatto Celeb D&D in America. Non so neanche se è ancora vivo, tra l'altro Paolo Ma sì che sarà vivo. Però è vecchissimo. Salutiamo Paolo Limiti che ci segue sempre da casa. Salutiamo anche Flora Dora. Non è vero. Come fai a saperlo, Simone? Che scusa. Guarda, allora. E quindi noi, allora, il nostro obiettivo della vita, e lo sapete, e voi dovete sempre supportarci in questa cosa, è avere Jerry Scotti. Obiettivo. Io voglio Max dei Fighi d'India. Lui vuole Max dei Fighi d'India, e poi chi abbiamo ancora? Non spariamo troppi nomi, perché Androst sta chiedendo indicazione latina, dicono. Ma latina, ha chiamato un ragazzo della chat chiedendo indicazioni. Abbiamo news dal traffico, ragazzi. È bellino. Allora, comunque io non sparerei troppi nomi, perché vorrei imbutare tutta quanto la nostra utenza verso pochi ma buoni. Quindi io mi manterrei su Jerry Scotti, Paolo Limiti e Barbero, soprattutto Barbero. Io voglio Cristina D'Avena. Ci dicono della chat che Limiti è morto 3 anni fa. Comunque. Allora, Alberto Angela si siede, parla, noi stiamo lì, guardiamo. Esatto. Davvero Paolo Limiti è morto? Silenzio. Madonna. Ma mi state cazzarando che Paolo Limiti è morto? È morto davvero Paolo Limiti? Io non lo sapevo. Sì, ma non sapevo. Cos'hai sopra le tue gambe? Un computer. E il computer a cosa è connesso? Alle mie gambe. No, anche alla corrente. È connesso. Dai, capito, lui dà elettricità dalle gambe. All'internet. Internet che contiene Paolo Limiti. Quindi Paolo Limiti è andato nell'internet. Intende che Google è tuo amico. Ok, quindi un abbraccio. Paolo Limiti. Ma davvero è morto? Meglio, mi sono caricate nel 2017 è morto, raga. Cazzo, esatto. Beh, vabbè, per noi, niente. Allora, facciamo una persona di Vangari morti. Ma non lo sapevo che era morto. Ma io non è vero. Hanno superato i limiti. No, basta. Comunque, allora, io dai, entriamo nei nostri limiti. Dai, Twitch, scusa. Comunque, Barbero, abbiamo detto. Chi era l'altro? Non Paolo Limiti. Jerry Scotti e Alberto Angela. Ecco, incarnaliamo Cristina, tutti. Cristina, voglio la presenza femminile. Per Cristina c'ho in mente un'altra cosa. Oh, se no, se vogliamo anche l'altra Cristina, Scabbia. Ben venga. Diamo la parola alla regia. Abbiamo fatto tanti danni. È vero, voi tendenzialmente fate un po' troppi danni, e quindi torniamo a noi. Ok, allora è bellissima. Ha detto Piero Pelù, per esempio, sarebbe meraviglioso. Ma non immaginate lo che decidi di attaccare dicendo: attacco con tutto il mio entusiasmo. Tiro iniziativa. Vabbè, comunque, vado di furtività. Bellissima, meraviglioso direi. Edizione straordinaria, hanno bloccato l'autostrada del Brennero. Andros è stato trovato a Bressanone. Ma perché? Cosa sta succedendo? Intanto io vi ricordo sempre perché momento Marchetta. Oggi è l'ultimo giorno di preordini del terzo volume di Lux Astra Apnea, dedicato appunto alla vostra halfling preferita. Dove va lei? Bravo! Ma che bravo, che balletta! Bellissimo, guardalo. Qua, Lux Astra. Spoiler. Ormai ve l'ho fatto vedere, mi spiace. Lo so. Mi spiace, troppo tardi. E se lo preordinate? Se lo preordinate. Amici! Se preordinate il fumetto di Daya, chi è che non ha 15 euro da investire nella preordine del fumetto di Daya? Tino lì, dammi la 2, Luca, dammi la 2. No, la 2 sono loro. Chi lo preordina potrà avere anche la cartolina speciale! Guardatela!
Cartolina, guarda, potete girarla, girarla di 360 gradi! Ed è anche cartonata, potete anche usarla. Potete usarla anche per fare i filtrini delle sigarette, quelle che vi... Ma scusa, ma noi stiamo facendo... Ma regia, sto vendendo cose! Regia? Ah! Dove va? Dove vai? Non è un problema, ne ho un'altra! Sì. Ne ho un'altra! Allora, vedete ragazzi, potete girare abbiamo aggiornamenti di 360 gradi. Guarda, guarda, guarda come si offendono. Guardali come si offendono, perché abbiamo preso 2 minuti di live. Guarda, andate a cagare. Ridammi la due. Eccola qua. Vi ridò la parola, che abbiamo un aggiornamento dal traffico. Fatto bene, potete anche usarla per fare i filtri delle sigarette, quelle che fanno ridere. Ma non ci sembra... Cosa sei... Quelle che... Non si no! Ragazzi, prendo un attimo la 1 al volo, poi vi rilascio la parola. È che abbiamo un aggiornamento dal traffico. Dicono che hanno visto Andros poco fa che passava in auto a Catania. E non sono in dubbio che faccia il tempo per la live. Non lo so, c'è un po' di dubbietto. Linea alla regia. Ma come, già subito così? Sì, ho detto un attimo, così vi lascio la parola. Chi non ha 15 euro per andare sul sito di tatailab.com a fare il preordine? Perché sai perché la devono preordinare, Lucone? Perché questa sera alle 23:59 finisce la prevendita e non potete più preordinarla. Molti ci diranno, ma se io la preordino oggi, allora, come funziona? Tatailab recupera tutti i preordini e poi controlla tutti i pagamenti e vi spedirà la vostra copia a casa, che conterà, che vi arriverà i primi di ottobre, che conterrà la cartolina speciale di Silambista, di Maria. Ma non è Maria questa, Maria. Ah, è un santino della Madonna, è un santino della Madonna. Ma non solo, potete sempre sul sito di Tatailab potete prendere alla modica cifra di 749 euro tutto il bundle di Luxassa. Ah, mi vuoi rovinare? Chi? Linea alla camera 2. Chi vuole invece? Ma li lasci in pace. Chi vuole invece acquistare giochi in scatola, carte collezionabili. Ma dove deve andare? Mutande personalizzate, potete andare sul sito Fantasia Store e mettere il codice sconto in 10 per avere uno sconto incredibile. Ma tutto maiuscolo. Ma ce n'ho una ancora meglio. Ancora alla modica cifra di 174 euro questo bicchiere bevuto niente proprio di meno che camera 2 da Sara con la saliva, potete clonarla. Zitta ma che cosa, ma che cattiveria, è gratuita, ma Simone. Silenzio, sto facendo marketing, questo si chiama marketing. Ma Luca, l'assicuratore. Simone sta marketando cazzate? Luca, me lo confermi? Tanto abbiamo ancora nuovi aggiornamenti dal traffico. Pare che Andros sia stato trovato a Licata a chiedere indicazioni agli immigrati. Vabbè. Linea alla regia. Posso, ma sempre alla regia, che... ma non è che puoi dire una cosa. Che succede sta facendo? Sì. Grazie Beppe, ci comunicano che Andros è stato visto a un paninaro detto Mimmo il Puzza sul raccordo anulare, sta mangiando panino col salame di gatto. Grazie mille, Lina la regia. Allora mi dicono che è stato avvistato anche Andros ad Alghero da il paninaro, a ordinare un panino, il paninaro unghia nera ragazzi, si trova sulla strada di Alghero verso Sassari. Linea alla regia. Bene, allora io mi prendo la regia e me la tengo così. Ci comunicano l'aggiornamento del traffico, Andros è stato visto vicino allo stadio di San Siro dal paninaro. Guarda, adesso traverso. Mimmo mani pisciate. Traverso? È mia questa. Lo so, per quello traverso. Tieni giù le mani. Ma allora signori, torniamo. No, allora, no, no, fermi, c'è camera 1. Fammi una domanda da fare, da 3 ore a 5 minuti mancano ormai. Rispondi alla domanda in un minuto. Allora, vabbè, ok, chiedevano. Sì, no, ma non ricordo. Allora, praticamente chiedevano
se fosse possibile fondere avvenimenti reali con avvenimenti in gioco. Ad esempio, facciamo un esempio, questo c'è il mese del Pride, posso inserire una cosa similare nella mia partita? La risposta è ovviamente sì, ragazzi, anzi, una cosa molto divertente è giocare eventi che stanno accadendo intorno a noi, all'interno delle nostre partite, ovviamente rielaborati e trasformati in maniera adeguata per aver senso ed essere contestualizzati all'interno di ciò che stiamo giocando. Quindi è una cosa molto interessante, anzi, che ti fa sentire ancora più dentro il gioco. Perfetto. Allora, prima di ridare linea alla regia, o volete adesso la linea alla regia? Non lo so, continui a lanciarmela e poi riprendertela. Sono una profumiera, scusa. No, volevo solo ricordarvi. Volevo solo ricordarvi. Ringraziamo Smoking Mirror per la donazione, grazie mille. Volevo solo ricordarvi che a brevissimo inizierà la premiere dell'episodio 3. Ovviamente è un delirio, proprio come questa live. Però se volete supportarci appieno, noi vi chiediamo un piccolo favore. Sicuramente sarete o dal cellulare o dal computer, ma molti di voi sono al computer. Ecco, soprattutto per chi è al computer, vi chiediamo di tenere due pagine aperte. Una, mantenere appunto qui su Twitch la live, dove potete effettivamente, magari senza fare una donazione perché non ne avete la possibilità, comunque sostenerci a livello economico, perché nel corso della premiere, nel quale noi saremo su YouTube, manderemo continuamente pubblicità. Quindi per voi, bene, perfetto, il tempo per la premiere. Quindi per voi non costa nulla mantenere aperta anche la pagina di Twitch. Se avete due schermi, mantenerla aperta anche sull'altro schermo sarebbe proprio il top. E nel frattempo, dall'altra parte, noi appunto saremo in chat con voi a seguire la premiere dell'episodio insieme a voi. Terminato l'episodio, fermi, terminato l'episodio, torneremo qui su Twitch nel giro di 5-10 minuti per poter finalmente parlare dell'episodio, rispondere a tutte le vostre domande e, perché no, picchiare Andros in diretta. Quindi lascio la linea alla regia. Sappiate che mi dissocio fortissimo dal... Io lo voglio abbracciare forte, ma solo se lui si sentirà sicuro nel nostro abbraccio, vero? Luigi è sicuro tra le nostre braccia. Esatto. Quindi, allora, signori, intanto io vedo... mancano 3 minuti, giusto? Correggimi se sbaglio. Due minuti alla premiere dell'episodio 3 della terza stagione di Luxastra, quindi io direi che mantengo momentaneamente la parola io, anzi chiedo ai ragazzi di là se hanno voglia di abbassare completamente il gain. Fermi, non lo fate perché non sapete cosa toccare, quindi alla fine non fate solo silenzio. Ok, allora tra un paio di minuti incomincia la premiere, quindi io vi auguro come sempre una buonissima visione. Sappiate che questo episodio qua per me e anche per Gabrio è un bel episodio. Hai rovinato il gioco, Sara. Sì. È sempre pronto. Che bello avere una persona con qua di fianco. Che allora, Luca, io te l'ho detto. Uno, sono stanco. Due, sono a dieta. Sono molto irascibile. Stai molto attento. Sarai anche mio fratello, ma baci piano. Ok. Va bene. Comunque, quindi signori, come sempre vi auguro buona visione. Andate su YouTube a guardare l'episodio. Appunto di Luxastra, terza stagione, terzo episodio, e ci rivediamo tra circa un'ora e cinque, mi sembra di ricordare, più o meno. No, non lo puoi vedere lì, mi sembra un'ora e cinque non minuti. Simone, mi senti ancora? Sì, ti sento, che qui dalla camera 1 sta succedendo una cosa a quale non so come reagire. No, io non voglio cambiare camera in questo momento, non voglio sapere cosa. Ok, comunque sì, confermo. Qual era la domanda? Come confermo qual era la domanda? Comunque, la domanda è: quanto dura l'episodio? Ah, un'ora e 6 minuti e 6 secondi. Sì. Ah, quindi l'episodio 3 sono 666. 666, perfetto. Esatto. Molto piacere. Quindi, signori, è arrivato il momento di passare la linea al tubo e andarci a vedere Luxastra. Quindi ci vediamo tra un'ora e 6 minuti circa qua. Tutti... Ah, clippa tutto, mannaggia. E siamo tornati del Luxastra post-show. Eccoci qua, siamo tornati.
fatica. Qua la telecamera, qua ci sta il microfono. Saluta Antonio. Saluta Antonio. Non c'è Antonio, Cioè, magari qualche Antonio c'è. Meme vecchissimi. Ma no, in realtà neanche troppo. Di là avete acceso il microfono, cioè, parlate di là. Ma c'è qualcuno di là? Non so se ci sono tutti via. Tutti via? E allora siamo solo noi. Siamo solo. Così va, vanno via. Eccomi, vedi, c'è un Antonio. Hai salutato Antonio. Abbiamo salutato Antonio. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Grande. Bene, perfetto. Quindi, signori, vi è piaciuto questo episodio che aveva un pochino di gruppo A alla fine? O no? Sì, sì, aveva il gruppo A alla fine, avete visto? Che è? Mi ho dimenticato una cosa. Cosa dimenticato? Preoccupare. Simone, vai a controllare di là se sono vivi, se sta succedendo qualcosa, perché io non sento niente. Aspetta, ma perché... ok. Non so se ma loro... è bloccato, è ostruito il passaggio. Manda fare. Ma come sta succedendo? Ah, ma pensavo che stessero di là. Ragazzi, tutto a posto? Sì, perché? Raga, vi ho mandato il link. Ma non mi si sente? Forse loro ci sentono, vediamo un attimo. Proviamo. Vediamo se anche mi sento anche da qua. Dice che non siamo entrati nella chiamata. Perché noi dice che siamo ancora nel pezzo di qua. Ehi. Non sei concentrato. Adesso vi sentite? Sì, perché non era entrato ancora in chiamata, quindi per questo non ti sento. Vabbè, non è arrivato il link. No, l'ho mandato e l'ho pure detto dal... Ma non mi era arrivato il link, ho detto, giovane. Ecco, io li sento. Ok, siamo in communicational. Perfetto, eccoci. Communication. Allora, vi... Allora, qua, divano. Eccoci qua. Ciao, c'è stato uno scambio. Uno scambio improvviso di Sara che mangia. Strano, non succede mai. Giulia che arriva. State, Matt, sei estremamente da una parte della camera. No, dall'altra parte? No? Lì, se tu... Oh, perfetto, meraviglioso. Chiedono se Andros è ancora disperso. Beh, in realtà sì, per il semplice fatto che... Ho visto sulla Salerno-Reggio Calabria, non so se possono confermare o meno, ma... Voci dicono, illazioni sostengono per la sua presenza in quelle regioni del sud. No, mi ha scritto. Mi ha detto che non trovava nessun parcheggio e che purtroppo non si tornava. Il momento è in fila Barberino di Mugello. Ma che ragazzi, io mi dissocio fortemente da questo prendere in giro Andros, che invece era qua e stava per essere qua con noi. Infatti poverino, era alle 3:30 preciso, puntuale, era proprio qua. Tipo sono uscito e mi fa: "Metta, tu trovo parcheggio, che faccio?" Io ho detto: "Boh, continuo a cercare, sennò è pinchat, ragazzi." Vabbè, sono cose che capitano. Purtroppo a Milano il parcheggio è un'incognita continua, è veramente terrificante. Nel frattempo vediamo il bellissimo Mattia Ceniti che ci mostra il terzo volume di il Lux Astra, chiamato Apnea. Quattro lettere, solo oggi in preordine, vero Simone? Esatto, infatti io volevo chiedere a Giulia di parlarci un attimino di come è stato anche lavorare per questo fumetto, perché appunto oddio, cos'è successo? Giulia, ma che cos'è successo? Le è crollata la faccia, che è successo? Edgar, ho la faccia tutta girata. Che cosa è successo? È un Edgar abito, datemi dello zucchero a quella ragazza. Oggi insomma, come saprete, la fine della sta parlando Giulia. Ah, non la sento. Vai Giulia. Vai Giulia, però. Allora, io l'ho trovato una figata, mi sono divertita un casino, per il semplice fatto che ho visto per la prima volta com'è la realizzazione di un fumetto all'interno. E ci sono stati un sacco di procedimenti, un sacco di cose per curarlo, per farlo, è stata una figata assoluta. Tutto il vedere man mano i passaggi del disegnatore dallo stop, no,
dalla sceneggiatura allo storyboard, alle matite, a quelle alle matite, alla versione linear, dalla versione colorata. Bello, 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 mi raccomando, compratelo, fino ad oggi potete ancora preordinarlo per ricevere la cartolina che si oggi, solo per oggi potete ancora acquistare il fumetto Apnea per avere la cartolina in omaggio a Scrabble. Oh no 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 no, che questa bellissima cartolina in omaggio che si chiama Giulietta, mi raccomando. Ok, abbiamo messo una fetta di formaggio sul piatto. Ecco un pezzo di carta, come facevo a prenderlo? Scusa, l'hai lavato prima. Io voglio vedere come fai. Un boomerang. Un boomerang. Mi raccomando, fino a questa sera, credo almeno. Non so quando chiuderanno le prevendite, se questa sera o meno. Regia, ma dicono dalla chat che Giulia non si sente. E non so cosa faccio. Ma ci sentite a noi da qua? Perfettamente. No, noi vi sentiamo, sì, certo. Non abbiamo toccato nulla, da a meno che qualcuno di voi non abbia toccato, non abbiamo toccato nulla, quindi mi alzo e vedo di capire che succede. Simone? Ok, sì, stavo condividendo in questo momento su Instagram, tra l'altro altrimenti mi succedono cose brutte. Allora, no, che c'è un certo Nicolò, esatto, Tabiaton, che mi sta facendo morire da ridere, perché ha fatto un meme strabello su Andros che non trova parcheggio e mi fa troppo sbellicare. Ah, ecco, Nico.Tabiaton, perfetto, lo taggo subito. Guardate le storie di Instagram perché adoro Tabiaton, eccolo qua. Questa storia di Andros che non trova parcheggio ormai è diventata praticamente un meme. E oddio, come faccio a cambiare schermata? Non puoi, non toccare niente. Non posso toccare il fregadero. Ah, ragazzi, no. Non posso fare la regia, mi dispiace. Quindi sentirete la mia voce soave, terribile. Allora, bello vedere gente che si muove e gesticola, un film muto. Mi dispiace, ragazzi. Lo sapete che abbiamo questo piccolo problema di setup audio. Non temete, perché abbiamo un nuovo donation goal, come potete vedere siamo già arrivati, abbiamo oltrepassato la metà, quindi vi ringraziamo a tutti coloro che stanno sostenendo il progetto Entail. Non appena riusciremo a raggiungere appunto la cifra, guarda, ho cambiato la scena, è meraviglioso, la cifra prevista, faremo il nuovo setup audio, ragazzi, quindi non avremo più problemi di questo tipo. Ci dispiace un sacco se non riuscite a godere appieno delle risolveremo al più presto, ragazzi, purtroppo i cavi sono lunghi, sono molto lunghi i cavi e stiamo cercando appunto di risolvere mano a mano che andiamo avanti. Per quello appunto abbiamo il donation goal per quanto riguarda tutta la cavettistica, la cavistica, tutte le varie robe, la sofistica, sofistica. E, mi sta chiamando Andros, attenzione, fermi Andros? Pronto? Mi senti, Andros? È questo il microfono, comunque. Ah, e che cazzo? Aspetta, avvicino il cellulare al microfono, aspetta. Pronto? Pronto, se il master me lo consente, io intervengo. Matt, glielo consenti ad Andros di intervenire? Sì. Sì, c'è il consenso. Perfetto, allora volevo dire intanto, porco Calliano, io sono stato un'ora e un quarto a cercare parcheggio, quindi intanto Calliano va a fare in culo lui, Luxtos e tutti quelli come lui. Oh no. Punto numero uno. Punto numero due, qualcuno dice: Andros, prendi l'autobus, io lo sposta poveri, non lo prendo. Allora, e quindi niente, quindi F in chat? F in chat, perché è l'unico modo, perché ho chiesto se potevo intervenire via Hangout, ma ci sono problemi oggi, quindi next time ci sono, chiedo scusa, sono arrivato lì, ma veramente ho girato un'ora e un quarto, Va bene, chiediamo scudo per l'assenza di Andros, anche se, bro, io non capisco qual è il problema, ci vivo qua, non mi è mai capitato di non trovare parcheggio per un'ora, però deve essere successo qualcosa.
Sì, sul serio, perché infatti ho visto anche Matt prima che era fuori, è venuto fuori anche lui un casino, macchine tripla, ce l'ha detto, ce l'ha detto. Non ci riusciva a stare. Tutte le macchine sul marciapiede, vabbè. Comunque, Andros, qua ti acclamano tutti in chat in segno di affetto, stanno mettendo un sacco di F, non so bene cosa significa. Ma siete bellissimi, vorrei tantissimo essere lì adesso. Sono lì con il cuore, ragazzi, sono lì con il cuore, vi seguo in chat, siete bellissimi, vi voglio un sacco bene. Siete stupendi tutti, vi lascio andare avanti adesso. Vi mando un bacio, siete meravigliosi. Fermi, state fermi. Vi amo, ciao, bellissimi. Ciao, ciao Andre. Ringraziamo Andros dalla tangenziale. Ciao Andros. Ciao Andros. Siamo felici che tu sia vivo. Non so se si risente. Spero che il non gruppo sia dall'altra parte, ragazzi. Dicono di sì, in realtà. Ok, allora diamogli la linea a questi val di giovani. Ma se state parlando, vi siete mutati di nuovo sul Meet e non vi sentiamo. Mi dispiace darvi questa terribile notizia. Ma quindi, chat, diteci un po', cosa ne pensate dell'episodio odierno? Vi siete divertiti? La vostra attesa è stata lautamente ripagata con questo frizzantissimo gruppo B. Cosa ci dite? Ragguagliateci mentre Camilla si sta spoilerando il volumino. Molto bello. Povero cieco. Che bello. Che soddisfazione creare il suo tema domani. Sì, decisamente. È perché ricordiamo che Jacko ha il suo tema specifico. Sì, no, per me è importante tanto quanto Renda. È un essere vivente importantissimo con la terza stagione. E anche per il Jacko, giustamente. Renda per Alastor, quasi nuova OTP. No? Ah, sì. Dai, Rendar un bel daddy, tutto sommato. E cos'è? Un bel daddy. Rendar. Molto ragazzino più che daddy. Voi che dite? Cioè, anche di comportamento. Andorza sta parcheggiando la diplomacy. Va bene. Molto bello, mi sono pisciato dalle risate, però in confronto al gruppo A, meno avventuroso. Diciamo che mi ha lasciato meno hype per il futuro. Chiamiamo anche per il futuro, ok, va bene, lo accetto. Vabbè, vedrete. Ce n'è da vedere. Direi che la sorpresa sarà ancora più impattante. Poi vediamo un po'. Ora il gioco si chiamerà proprio il Geco, proprio l'anagrafe, sì, nome e cognome. Ma scritto tutto attaccato, il Geco. Esatto. Domanda di loro molto importante, ma il brutto era lo scoiattolo che ha gradito il pane o Simone della Regia? No, ovviamente era lo scoiattolo che ha gradito assai l'assaggino di ciò che gli aveva lautamente donato il nostro buon Render. Un Render anche, perché ho visto in chat su YouTube scrivevano Render. Che cos'è Render? E stavano renderizzando il commento. Ah, giusto. Comunque ho notato tanti apprezzamenti e mi ha fatto molto piacere per la thumbnail, che ricordiamo appunto le thumbnail le realizza la nostra carissima Linda Cavallini in questa stagione. Bravissima. Siccome era una domanda che era già stata fatta più volte, ci tengo a mostrare, sperando si veda, quella che è la bozza originale della thumbnail con il Geco, che spero si possa vedere, non lo so se si... Si vede un po' sfocata, ma vicino. Ok, così va bene. Ok, praticamente come funziona, visto che chiedevano chi è che si occupa delle thumbnail, allora rispondo. Fondamentalmente una volta finiti gli episodi, scelgo la scena più divertente, la disegno in bozza, infatti qui ho tutte le bozze anche delle altre thumbnail, e le mando a Linda. Ma voi non potete vederle, per il momento, che trovate su Instagram. Ecco, stanno facendo uno shoutout in bravi. Chat. Bravo Guine. Winner! Esatto. Pippi Micia, la trovate con il nome di Pippi Micia, oppure Lia Bendula su Twitch, perché fa anche disegni o gameplay su Twitch. Ma che cazzo? Così. No, è che non mi funziona in gauta. Utente sciocco, Matt, ti chiede, domandina, sì. Ma il sole nascente da dove ha preso la sua estetica? Perché sembra un pochino fuori luogo per l'ambientazione. No, semplicemente sono una compagnia mercenaria nata al crinale delle Rocche, che è appunto la regione più abitata dagli umani, e la sua estetica si rifà molto a Impero Romano. Ma perché? Perché quel genere di estetica in verità si rifà a
quella che era l'estetica a loro volta degli elfi. Sono Rinascenti, infatti, era una compagnia mercenaria nata dall'unione delle forze umane ed elfiche per supportare gli sforzi di vari tempi e varie entità religiose che si sono create nel tempo. Tant'è che nel presente poi è diventata la compagnia mercenaria ufficiale, fra virgolette, quantomeno più utilizzata dalle forze della Chiesa, dal momento che la Chiesa non può avere un vero e proprio esercito proprio, perché va un po', come dire, in conflitto con quella che è la filosofia dei venti. Allora vengono supportati da, appunto, il Sole Nascente. Poi, appunto, a livello di design, dietro c'è effettivamente una spiegazione di lore, che non mi soffermo adesso a spiegarvi tutto la rava e la fava, perché sennò ci mettiamo 40 anni. Sappiate che molto probabilmente nel futuro avrete più informazioni su questi mercenari. Allora, faccio io una domanda a un po' a tutti quanti, però terrò per ultimo Gabrio, perché è un po', diciamo... Vuoi che vada in bagno? No, anche perché non abbiamo i canti di Lin, quindi... No, vabbè, però il bagno è pulito, lo pulito io. Terrò per ultimi Boris e Alastor, o meglio Luca e Gabrio. Luca, tra l'altro, non so se sia ancora vivo. In bagno. Con i canti, anche lui. Perfetto, e a questo punto chiedo a Matt, Camilla, Giulia e Sara, partiamo da Sara, qual è stata la scena che vi è piaciuta di più dell'episodio? Ma... Allora, la parte carina è stata quando è arrivata Lynn e mi è piaciuta molto la conversazione che ha avuto con Boris, anche se non ho apprezzato che la chat continuasse a dire ship, cioè ragazzi, può essere veramente il suo trisavolo, esatto. Cioè rendiamoci conto, ok, le ship, però bisognerebbe mettere un limite in certi casi. Sono anni che lo dico, infatti ci hanno scritto ma shippatemi le bacche perché non se ne poteva più. E poi mi è piaciuta molto anche la conversazione tra Rendar e Alastor, quando Alastor gli ha chiesto del suo vecchio gruppo, e... anche se è stato molto vago Rendar, però è stato carino. Perfetto. Giuli! Allora, a me ha fatto divertire tantissimo quando sono apparsi i due minatori Vinny, bellissimo, lì mi ha fatto proprio pisciare, bellissimo. E mi è piaciuta moltissimo anche la scena finale, il discorso tra appunto Alastor e Rendar quando ha nominato suo padre, quella scena lì mi è piaciuta veramente tanto, è stata molto carina. Camilla, passiamo alla camera 2, la mina 2. Eccola qua. Decisamente, come dice Giulia, la scena tra Rendar e Alastor, anche a livello musicale, è stato un momento di calma e di pace, ma niente supera la scena di Rendar che viene portato come una donzella in difficoltà. Stavo aspettando che lo dicesse qualcuno. Quella è insuperabile. Matt, a questo punto ecco, ti chiedo anche qual è stata la scena che più ti ha divertito ruolare da Master. No, beh, sicuramente la scena di Boris che prende in braccio Rendar, quella mi spiace ragazzi, ma diciamo qua, l'ho fatto tirare. L'ho dimenticata di quella scena, no, quella è bellissima, è stata troppo, abbiamo riso un sacco. Troppo, non vedevo l'ora di vederla, io aspetto ragazzi una moltitudine di fanart su quella scena, perché veramente... A giocare a me, sì. Mi sono piegato da ridere. Poi in verità ci sono state tante belle scene. Mi è piaciuto molto anche a me il discorso che hanno fatto Rendar e Alastor, perché comunque ha delineato un po' di profondità in entrambi i personaggi, eccetera. E poi le giocate di Luca. Luca comunque in tutta questa nuova campagna che abbiamo fatto mi ha giocato veramente veramente molto bene. Poi vabbè, da master a master effettivamente riusciamo a capirci anche un po' meglio. Quando si fa per tanti anni il master si entra anche in un'ottica in cui non dico che prevedi le idee dell'altro, ma sai tendenzialmente dove vuole andare a parare, quindi con Luca c'è questo forte feeling in cui riusciamo a dirigerci sempre nelle stesse direzioni. Però sì, Boris che prende in braccio Renda, ragazzi, top scena, cioè MVP assolutamente. Allora, io ci sono stati due momenti in cui mi sono sentito male proprio, cioè, vari momenti, non due, sono stati veramente tanti momenti
che riguarda un po' tutto il gruppo B di questa stagione, mentre editavo, perché cioè io li vivo addirittura, cioè, diciamo che se, ho l'onore di condirli, di incorniciarli, beh, sì, facendo i primi piani, eccetera. Però io mi sono letteralmente sentito male ed è diventato un meme qui all'interno di, dello studio. Seriosauro. Seriosauro. Allora, Seriosauro mi ha ucciso. Seriosauro. Mangio la foglia. Allora, quelli sono, diciamo, i meme perpetui che vanno avanti. Ciao, sì, perché mangio la foglia, ho girato il lungo e il largo, se il master me lo consente, quelli sono, diciamo, ricorrenti. Però Seriosauro non l'avevo mai sentita prima, mi aveva spento di brutto. E poi vabbè, sì, la scena di rendere in braccio a Boris mi aveva ucciso. E poi ce n'era un'altra che in questo momento, cazzo, non mi sovviene. Sempre in mezzo al Seriosauro era... Che cos'era? Il pavone morto che vomita? Vabbè, il pavone morto che vomita mi aveva fatto ridere, però... Ah! Duvalle! C'è quel Duvalle che a un certo punto diceva, ragazzi, è un altro Seriosauro, parlando di... Arion, Duvalle. Raga, quella scena, ti giuro, mi fa troppo sbellicare e mi dispiace un casino che non ci sia qui Andros, perché tipo, volevo parlarne, che mi ricorda tanto un attore, ma comunque... Ma tra l'altro, arriviamo... Scusate ragazzi, prendo un attimo la parola, soltanto per dirvi che Loju, l'Ostelak, ha già fatto una prima fan art su Boris con il braccio Rendar. Raga, il disegnatore più veloce del West, porca troia, ed è bellissimo. Beh, ma la ricondivido subito, dove la trovo? Su Instagram? È bellissima! Sì, su Instagram, ha taggato anche in Tale Official, quindi la trovi di sicuro. Perfetto, allora adesso faccio un po' di repost delle storie di Instagram. Intanto ragazzi, ne approfitto anche per ringraziare tutti coloro che stanno facendo meme, cosplay, fan art. Noi cerchiamo di ricondividere tutte le più belle, ma veniamo E ricordo appunto, come avete visto nelle outro, scusate, sto morendo, giusto. Come avete visto nelle outro, avete visto ormai 3 episodi e avete visto che in tutti e 3 episodi l'outro è diversa. Ci sono fan art nuove tutte le settimane, video nuovi tutte le settimane. Quindi se qualcuno di voi volesse avere la sua fan art nelle outro, ovviamente ragazzi, taggate nelle vostre fan art in Tale Official e fate un bel hashtag con Luxastra, in modo tale che io le posso recuperare e montare le outro. Quindi ragazzi, ovviamente quelle di questo episodio saranno magari nell'episodio 6, 7, ci vuole un le po'. Le rivedrete, ragazzi, e le ricorderete sicuramente. Ma torniamo a quella che era la domanda in topic che avevo fatto io, quindi mi sono preso questo spazio. Fatto bene. Più spazio. Allora, più botte. Quindi, qual è la scena che più ti ha divertito? Allora, divertito. Giocare, cioè prima persona, che può dirlo se non ti... Allora, divertito... Ma parliamo di questo episodio di tutte le... No, questo episodio è tutte le riprese, no. Fai spoiler. No, scusa. Dicevo, non è ancora successo. Parliamo, siamo in questo episodio. Allora, in questo episodio divertito in realtà non tanto, l'ho visto un po' più come un episodio introspettivo. Ok. Anche il fatto di chiacchierare con Rendar, scoprire, dare qualche info a Rendar sul mio background, okay. Lui che mi dà invece le info dell'altro gruppo, mi è piaciuto moltissimo, quindi direi che quella scena lì mi è piaciuta un sacco. Vabbè, puoi vedere comunque Rendar in braccio a Boris con Alastor che ha corso talmente tanto che non ha fiato, che si siede, guarda una falena che vola, che è completamente rincoglionito. Mi è piaciuto molto. E Luca? Luca! Ma dove è andato Luca? Ragazzi? Ma dove è Luca? No, Luca non è qui, dov'è? Non è qui Luca. Luca, allora, vedi, dov'è Luca? Vedi, non c'era una domanda che stiamo facendo a tutti quanti. Sto facendo regista perché ti ho guardato come si fa. Cioè, così si fa, se guardo su YouTube si diventa registico. Registico. Allora, qual è stata la scena che più ti ha divertito giocare e magari anche riguardare, non lo so, di questa puntata. Giustamente Luca ha raggiunto Andros. Sì, io ero andato a vedere dove ha parcheggiato. Tangenziale. Ma guarda, il problema è che abbiamo fatto tantissimi momenti bellissimi nelle varie registrazioni, appunto, del gruppo B, eccetera. Quello più bello di tutti non è ancora successo, no, ovviamente. No. Quindi in questo episodio sicuramente la scena tipica da Nano che prende il mezzelfo e se lo porta in braccio. Quando Andrea ha fallito il tiro,
dimmi su me adesso, gli faccio vedere io come si fa. E i dadi mi hanno portato fortuna. Meraviglioso, meraviglioso. Leggiamo un po' di domande, ma ragazzi, se voi siete pronti, diamo la linea un po' anche dall'altra parte. Chiedono una cosa interessante. Prima rispondiamo una domanda noi, così diamo il tempo ai ragazzi di trovare... Ma la sigla iniziale sì. Ha leggere variazioni e indizi nascosti? Allora... Era stata fatta già, che era l'altro giorno, Matt, stavo con te quando sì, stavo fatto questa sì, domanda. Sì, sì, sì. Già. Allora, posso dire che indizi nascosti ci sono. Indizi più che nascosti, ci sono indizi, non sono nascosti, sono una sigla, cioè, sono là. Più che di indizi, quindi, parlerei di variazioni. Ci sono variazioni. Ci sono variazioni. E ci saranno delle... State attenti, che non ho risposto, ma... giusto. Ma passiamo al divano, vi do la 2. Diamo la 2. Diamo una domanda a testa, ragazzi. Vai, ragazzi, voi avete detto qualcosa che vi sono piace lontanissimo. È troppo lontano? Io non ci vedo niente. Fate come prima. È molto più pratico. Allora, intanto rispondo io a una domanda che hanno chiesto prima a livello di lore, che chiedevano, ma gli Argonos sono tutti quanti imparentati fra loro? Fanno tutti parte della stessa famiglia? La risposta è no. Iarkonos è il cognome che viene dato agli orfani in Preladia. Infatti tutti questi assassini della chiesa che avete visto altro non sono che parte di un ordine monastico che fa parte di Preladia, in cui molto spesso vengono appunto adottati bambini che non hanno più famiglie per un motivo o per l'altro, e questi bambini vengono cresciuti secondo i diktat, i dettami di quest'ordine. Quest'ordine che poi viene usato dalla chiesa per vari ed eventuali motivi, fra cui anche la pulizia. I film vuoti. E basta. Non ho nient'altro da dire. Poi, mi sembra un piacere lasciarvi la parola, soprattutto a Giulia e Sara, che sono rigide. Guardale. Stiamo recuperando la chat. Esatto. Date un bicchiere di acqua e zucchero a Giulia, che si sta sciogliendo. Allora. Abbiamo il caffè più forte del mondo sul Fregadero oggi. Non so se quanti di voi l'hanno vista la storia che avevo pubblicato l'altro giorno. E se non l'avete vista, vuol dire che dovete seguire in te su Instagram. Esattamente. Esatto. Scusate. Chiedono, Matt. Sì. Qualcuno Gabbo Speranza dice, ho avuto un attimo di vuoto mentale, ma Preladia sarebbe dove vive il vicario? Sì, Preladia era una roccomana che poi ha cambiato nome in Preladia, e che in verità non è semplicemente una rocca, è una città-stato piuttosto ampia in cui ci sono varie città, tant'è che Preladia è una delle poche formazioni politiche della regione degli umani ad avere una capitale. Molte delle rocche umane sono città-stato appunto, non hanno al di là della città, del nucleo centrale urbano, altre cose. Preladia invece è estesa e ha varie città, varie cose, tant'è che ha una capitale che appunto si chiama Vicariad, ed è proprio lì il luogo in cui si trova il vicario. Quindi sì, praticamente è lo stato della chiesa, né più né meno, l'ultimo baluardo della fede, dal momento che, come ben sapete ormai, gli dei stanno morendo e il culto dei venti, che venera tutte e venti le deità che erano presenti sul pianeta Delphes fino a quel momento, e quindi è appunto il luogo in cui la chiesa viene trova forza. Tra l'altro, piccola curiosità, tutti i templi che veneravano i venti dei, che poi sono diventati ufficialmente parte del culto dei venti, sono una sorta di sede diplomatica. Se tu entri all'interno di un tempio, non vigono le leggi della città, dello stato, comunque del posto in cui ti trovi, ma vigono le leggi della chiesa del vicario. Comunque raramente entrano, anzi quasi mai entrano in conflitto con le regole locali. Ok, ottimo. Tanto in chat scrivono Iarkonos is the new esposito, sì. Più o meno. Io ho letto una domanda molto interessante. Ok, vai, sa, cos'hai da letto? Spike, che mi chiede, ma il Seriosauro e il Pangolinosauro vivevano nella stessa era geologica? Assolutamente. Allora, mi consulterò con Andro se ti faremo sapere. Assolutamente. Tra l'altro volevo dare una piccola info. Nell'esattezza si dice
Sofistego. Ah, sofistego. Sofistego, che è un termine milanese per dire che è uno che un po' se la tira, che fa il bauscia. Giusto per dare una info gergale. Il bauscia invece è un termine milanese che indica... un sofistego. Sono un po' confusi della chat. Io non avevo capito che fosse una cosa esistente. Pensavo fosse una stronzata. No, 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 sofistico è milanese. So di Roma, che cazzo ne so. A Roma hanno un termine, no, per dire sta roba. Cioè, il Duca Conte. Non ce l'abbiamo noi romani. Non lo so. Vabbè, comunque, volevo dire una cosa. Sì, vi confermiamo che il personaggio del Sole Nascente, mercenario che avete visto, sì, è una citazione a Atlantis, assolutamente corretto. Nella precedente stagione era stato inserito come easter egg da Nick, uno dei nostri disegnatori, solo che ha divertito così tanto tutti quanti che abbiamo deciso di rimetterlo stavolta proprio al centro dell'attenzione, perché a noi piace buttare tutto un po' in cacciara, tutto sommato. Beh, ma guarda Matt, ci sono veramente vari easter egg nei disegni anche delle vecchie stagioni, cioè non era l'unico easter egg, ce n'erano vari. Ad esempio mi ricordo che nel disegno, quello dove c'erano Dalia e Sheeran che stavano lavando Han al bagno, gli stavano facendo il bagnetto, che era la prima stagione quella, sì, scena. Sì, mi pare di sì. Cioè, in un tubo c'era un tubo con una fasciatura, una perdita, e questa fasciatura era stata fatta con il nastro di Pichan di Ramba Mezzo. E qualcuno mi ricordo l'aveva notato, ma ce ne stanno tantissimi in realtà di easter egg che mi fa molto piacere quando li trovano. Ma a proposito, a parte vabbè, leggo una domanda che mi sento in dovere di fare. Matt Shackno ci chiede, ma Into the Lore? No. Mi gira che non ci sarà. Ma come? No, ho deciso così. Niente Into the Lore. Anzi, domani chiudiamo Luxastra. Ho deciso così. Ma no. Sì, basta. Mi sono stufato. Quindi... da settimana prossima solo My Little Pony, mostrato da Giulia. Spoiler. Solo? Solo My Little Pony, mostrato da Giulia. Ah, non mi trovo molto d'accordo. No, invece sono assolutamente d'accordo. Secondo me è una scelta del cazzo. Secondo me un Into the Lore si potrebbe anche fare, però da un anno e mezzo si potrebbe anche fare. Ma Into the Lore per questa. Che avevo letto prima in chat e la rivolgo a tutti quanti a questo punto. Qual è il disegno, visto che abbiamo parlato della scena, qual è il disegno che vi è piaciuto di più? Parlando di questa stagione, da prima, seconda e terza puntata, partiamo da Sara. Mi piace molto la versione di Anita di Giulia, di Dalia. Bellissima. E anche la mia, mi piace un botto. Cioè l'idea di rovesciare la volpe e trasformare la coda nel sedere del ragno è bellissimo. Giù. Allora, io ho amato particolarmente l'arte che ha fatto Nick di Dalia che cade dal promontorio, quella è stupenda, porca puttana. E ho amato particolarmente anche quella che ha fatto, non mi ricordo, KK o chi, quella di Sheeran dove ci sono tutte le volpi che Sheeran che sta correndo, ci sono tutte le volpi che... L'ha fatta Max, è bellissima. Non so, beh, giuro... Vi posso dire che per quanto riguarda le animazioni sono fatte... Allora, quella è stata fatta sì da Max, però in generale le animazioni, se non ho capito male, vedo che ci sono dei disegnatori in chat che potrebbero correggermi nel caso stia dicendo una stronzata, vengono fatti a volte gli asset delle animazioni dai disegnatori e animati dalla nostra Max, che comunque è molto in gamba e le animazioni le sa fare molto bene. Però in questo caso mi confermano anche dalla chat i disegnatori stessi che quella era un'animazione fatta da Max. Ok, quindi il disegno era interamente di Max. Ok, le mie preferite sono appunto quella lì di Nick quando cade e quella di Max con tutte le volpi che si attaccano per formare il lupo e Sheeran che scappa. Quelle per me sono le più belle. Ma raga, ma poi è difficile scegliere, sono tutte belle. Te Cami? Io per esempio non saprei scegliere un'illustrazione di Anita Ragno che mi piaccia davvero, che sia la mia preferita, sono tutte stupende, molto inquietanti. Invece la mia preferita, che tra l'altro è anche animata, è la scena di Leto, primo episodio, quando è seduto sull'albero e si sta spiegando. Sì, bella, quella lei molto bella. Mi piace moltissimo. E quella ha un bellissimo stile, sì, Max è meravigliosa.
Infatti Nick ci conferma che effettivamente loro fanno i disegni e poi Max li anima. Esatto, hanno questa catena di montaggio. Per quanto mi riguarda, i miei disegni preferiti sono quasi sempre scene, perché comunque i disegni mi vengono spoilerati al momento che devono sempre passare sotto la mia supervisione per vedere che sia sempre tutto corretto. Vedo anche molto work in progress, quindi puoi dire ogni bagarozzo è bello a mamma sua, quindi sono tutti belli per me i disegni. Ma le scene che invece non sempre passano dalla mia supervisione perché non ne necessitano, dal momento che si basano su disegni già confermati e, come dire, passati, mi colpiscono sempre molto di più. Sicuramente la scena che più mi ha colpito è stata quella di Nick, di Dalia che cade nel maelstrom col banco, però mi è piaciuta molto anche quella di Kirtar, quella in cui si vede Anita Dea Ragno in mezzo alla sua gigatana mentre si accendono le fiammelle insieme alla Smonidias. Quella pure ma acceso un poco. Allora, ne approfitto per leggere una domanda un attimino di dell'utente Sono di Sperlonga, che puoi andare un po' più sopra, ci aveva chiesto una cosa a cui volevo rispondere. Eccolo qua. Aspetta. Sono di... No! Ma qua! Eccola qua. Mi avete mai pensato di fare sottotitoli in altre lingue? Allora, ne approfitto giusto perché siamo parecchi qui su Twitch per dirvi che se ci sono tra di voi persone che vogliono darci una mano a sottotitolare appunto in altre lingue, specialmente in inglese, l'episodio di Lux Astra, ecco, c'è lo Stream Elements che ha tirato fuori instagram.com/inktail-basso. Inktail è un gruppo che si è formato in autonomia nella community di Intel, in particolare è nato sul Telegram di Intel. Tanto c'è, cioè, siete bellissimi di Andros in chat. Tu sei bellissimo, Andros. Non saremo mai belli. Quindi contattateli tranquillamente, mandate un direct anche a Inktail se volete unirvi, perché i ragazzi di Inktail stanno sottotitolando tutti gli episodi di Lux Astra. Hanno finito la prima stagione, stanno lavorando a quelli della seconda e poi piano piano arriveranno anche alla terza. E noi bravi, non aspettiamo di ringraziarvi. E prima di passare la parola a Luca per chiederti qual è il tuo disegno preferito, ci tengo anche a sottolineare una cosa, parlando dei disegnatori, che è una cosa bellissima. Appunto, Matt prima ha detto che non passa al setaccio anche le animazioni, le scene, noi le chiamiamo, ecco, le scene animate degli episodi, perché non so quanti di voi lo sanno, forse neanche Sara e Giulia, le scene animate in realtà sono una sorpresa, anche per me. Noi fondamentalmente diamo le direttive per quelle che sono le illustrazioni che vedete, ma per quanto riguarda le scene sono scelte dai disegnatori, sono loro che, guardando gli episodi in anteprima, Camilla, anche tutti quelli che lavorano alla post-produzione guardano gli episodi in anteprima in bozza, scelgono le scene che gli piacciono di più e di loro sponte fanno le animazioni ed è una sorpresa anche per noi, non lo sapevamo. Per me no, io le vedo prima, quindi. Perché sei uno stronzo? Ma no, lo faccio io, se le appiccico io. Comunque, vai Luca, qual è la tua scena o il tuo disegno preferito? Ma disegno o animazione? Indifferente? Sì, insomma. Quello che ti pare, quello che voglio io, ma no. Anche di un'altra... Tipo... No, dai, degli episodi usciti finora, ma perché dobbiamo fuoriuscire dai meandri? È Anita di Ann. Oh. Non Ragno. Okay. Fatta da Sara Campo, esatto. Grande la Scapoli. Grande, no, che ci segue sempre da Scasa. Da Scasa, sì, è Scapoli. Io sono fortemente indeciso tra l'Anita di Dalia, che mi piace particolarmente. C'è questa faccia strafottente che mi... Sapete che a me le ragazze un po' strafottenti mi specificano la pellicola. No, lo sappiamo. E il ragno, anche se è stato detto, però Sara, io quoto la tua scelta, il ragno volpe, cazzo, è bellissimo. È figo. Ma tutti sono bellissima belli, l'idea. Sì, sono però il ragno volpe è proprio una bella idea. Infatti sì. Quando l'ha creato Matt in giocata, io mi domandavo, ma come cazzo ha fatto il ragno volpe? Provavo a immaginarlo, minchia, è bellissimo. È un ragno, cioè una volpe. Sì. Però il fatto che sia al contrario, anche le articolazioni sono al contrario. Raga, non so, mi piace troppo. Ma è fisicamente... Ah, geniale. Volpe, esatto. Invece, per quanto riguarda me, il ragno del sogno d'Italia, quello è molto marittimo, mi fa tanto Davy Jones, a me piacciono queste cose, i pirati. E l'animazione mi piace molto quella di Leto sotto l'albero.
Leto sotto l'albero, bellissimo. Ci troviamo tutti abbastanza in linea, vedo, sia dai divani che dalla regia. Sì. Ma poi, com'è cosa... il ragno granchio nessuno? C'è qualcuno che ha scritto in chat, ma ragno granchio nessuno, ma l'abbiamo detto tipo tutti. No, infatti, cioè, il ragno d'Italia è stato detto. L'abbiamo detto tutti il ragno d'Italia. Tra l'altro c'è una domanda a cui mi piacerebbe rispondere, che mi chiede alle Trimbo, ma le versioni di Anita Ragno le avevi preparate prima o te le sei inventate al momento? No, me le ero inventate prima. Diciamo che per ogni giocatore io avevo preparato circa 3-4 opzioni in base al tiro di dado. E in base al tiro di... sì, sono dei seri problemi e forse troppo tempo libero. E quindi per ogni tipologia di tiro, ovvero fallimento critico, fallimento ok, successo o successo critico, ci sarebbero state diversi output e diverse cose. In alcune faccende erano dei dettagli, ad esempio nel sogno di Anna le cose sarebbero cambiate veramente poco, ci sarebbe stata comunque la città, ma sarebbero cambiati determinati personaggi, determinate cose, sarebbe stato tutto meno allucinante, meno palesemente falso e sarebbe stato molto più subdolo e tendenzialmente credibile. Per gli altri personaggi invece più era brutto il fallimento più andava nel realistico. E nel qualcuno cosa? Sofistico. Ma che cazzo c'entra? Ma che cazzo state a dire? Quindi per appunto sostanzialmente ad esempio una domanda che potrebbe sorgere ad alcuni è ma scusa, ma più basso il tiro più era realistica la visione, e allora per Galgit se avete pensato questa domanda siete davvero molto bravi, ma non avrete una risposta. Ma di questo ne parleremo in un prossimo video che si chiamerà Into the Lore, che noi non credo, ne faremo altri almeno uno. Otto. Ne faremo altri otto. Altri otto. Non sono d'accordo. Comunque, ci tenevo anche a dire, visto che ho notato che molti hanno apprezzato l'inserimento del tiro dei dadi sulla grafica di Lux Astra. Luca, raccontaci come hai realizzato i tiri di dadi in Lux Astra. Allora, ho preso un dado. Voi adesso, aspetta. Voi pensate che vi stia pigliando per il culo, ma è così che andava, perché sai che pensavo sempre che noi da qua, dalla regia, diciamo cazzate. No, cazzo! Ho preso il dado e l'ho lanciato. Allora, beh, lo spiegherò meglio, perché poi sembra veramente che... Fammi andare a prendere le cose, tu intrattieni. Allora, sì. Esatto, allora, prima, visto che sta andando a prendere... Che cos'è? Opla! Cazzo, mi vedi? Quello con le ernie. Che cazzo? Comunque, ecco, visto che Luca sta andando a prendere gli item utilizzati per craftare quella scena, ci tengo anche a ringraziare la madre dei draghi o la madre dei dadi, che Dio si voglia, che ci ha regalato i dadi di Tail. No? Salutiamo Laura che ci segue. Fatti a mano, proprio fatti a mano, ma sono una cara così con sudore e la guccio. E pensate che per avere questi dadi che ci ha fatto lei, ha chiesto solo una foto dei piedi miei e di Simone, le è bastato quello. Un applauso in chat per la madre dei dadi. Ecco. Nel frattempo che appunto Luca sta andando a prendere questa cosa, Gabrio, c'è qualcosa anche per te, attenzione. Fermi, dico a Laura che l'aspetto qui a braccia aperte quando vuole. O gambe, che dir si voglia. No, io è il contrario. È il contrario. Luca non trova lo strumento utilizzato per il là, vicino alla New Year. Vicino alla New Year. Attenzione. Signori, fai vedere, vedere. Allora, utilizzando la stampante 3D di cui disponiamo ormai in questa stagione nello studio, abbiamo realizzato, questa è stata un'idea di Luca, la stessa forma che voi vedete nella grafica di Lux Astra, dove c'è appunto il dado disegnato, adesso ho capito perché il tavolo è uno sporco di verde. Oh, no. Quello! Esatto! Non quello di dado. Intagliato appunto nella grafica che avete visto fatta anche quella da Max. L'abbiamo realizzato in scala e quindi essendo verde, cioè è stata dipinta di verde, con l'utilizzo del chroma key abbiamo fatto il tiro di dadi e c'è stato Luca che tipo per un'ora e mezza... Sì, io non ho mai fatto dei tiri così alti. È stato un momento in cui Tommy doveva registrare la storia per Predator, che ricordiamoci, ha fornito i computer per questa roba qua, e io ero di là che stavo registrando, a un certo punto ho tirato un bestemmione fortissimo mentre lui stava registrando la storia,
E fa, cos'è successo? Devo fare 3! È presente, no? Quando dici, no, voglio fare 19, sì, 18, sì. Devo fare 3. Perché avevo fatto tutti i numeri, mancava solo il 3, e continuavo a tirare. Quindi ore e ore di registrato. Sì. Io ho fatto i conti, ho tipo 8-9 giga di registrato, di dati. Sapete, un episodio di Luxas. Esatto. Ma che bel lavoro. Beh, assolutamente, cioè non possiamo negarlo. Si vede un pochino la trasparenza semplicemente perché il dado è lucido e quindi riflette un po' il verde. Esatto, ma... però comunque... E quindi... Se è piaciuto, è piaciuto. Esatto. Ma... Devo dire a Critical Role che non hanno questa cosa, succa. Ma Critical Role non ha un sacco di cose che noi invece vabbè, abbiamo. Basta paragonarci a Critical Role che è esatto, perché noi siamo cosa. Più bravi. Ma non è vero, questo no. Più bravi, no, sono contenuti diversi. Ma diamo la parola nuovamente al divano alle nostre belle donzelle. Eccole lì, guardatele, fiere proprio, fiere. Infatti dicono che Critical Role non ha Andro. Lo so. Ma lasciamo la parola a loro, se c'è una domanda che avete trovato. No, raga, sono sull'episodio, guarda, quindi noi non è che possiamo intervenire granché sull'episodio. In realtà ho letto una domanda a casissimo, che però ho detto, ma in effetti, Matt, ma c'è una festività tipo Natale in Luxastra? Sì, i solstizi. I solstizi? Esatto, ci sono solstizio d'inverno e quello d'estate. Quindi ci sono due festività? Allora, abbiamo sì, due feste. No, allora all'interno di tutto il calendario di Luxastra ovviamente ci sono queste due festività più tante altre. Ad esempio alla Vercor festeggiano il giorno della presunta nascita di Oscar, il fondatore della nazione. Invece per gli umani ci sono tante festività diverse perché ogni rocca festeggia la data di fondazione della propria rocca più altre cose comuni, altre uniche e vi discorrendo. Diciamo che è molto variopinta, cioè come in tutto il mondo abbiamo svariate festività per ogni nazione, idem vale per Luxastra, anche se ce ne sono alcune come i due solstizi che invece sono così punto per tutti quanti. E sono stracanon tra l'altro perché vabbè, penso di poterlo dire, non è spoiler, sì. La mia avventura è iniziata in un solstizio, il mio prologo ti ricordi l'ho scritto nel solstizio. Il background, non sì, il prologo. Sì, scusami, il background. Sì, 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 perché sì, è vero, il background l'ho scritto sì. Nel solstizio. È vero, verissimo. Allora, noi invece dalla regia vorremmo ringraziare un sofistego che ha fatto una donazione, grazie mille, e approfitto e leggo una domanda per me, già che ci sono, dicono, era qui, eccola qua, Alastor non è l'orco comune un po' stupidotto, ma è più che altro ingenuo per la sua età, questo lo stai deducendo tu, attenzione. Lo stai dicendo, cioè, questa è la tua deduzione. È una tua supposizione. Esatto. Secondo te lo stai ruolando come vorresti? Allora, io posso dirlo tranquillamente. Dopo la prima ruolata della terza stagione, sì. Io mi sono interfacciato con Simone, con Luca, con Matt e anche con Andrea. Ho detto, questa lo dovevo fare un po' più, un po' meno, e mi sono regolarizzato. Quindi la prima ruolata che abbiamo fatto è un po' sottotono, anche perché comunque abbiamo ripreso dopo mesi e mesi e mesi, anche perché ricordo che io, Luca e Andros abbiamo fatto una sessione che poi voi avete visto spalmata, quindi siamo poi giustamente rientrati in carreggiata. Lì mi sono accorto che avevo sbagliato qualcosa e ho corretto in corsa, però il fatto che magari molti possono dire, perché molti me l'hanno detto, il tuo orco è stupido, questa è una vostra supposizione. È Gabrio che è stupido. Io sono stupido, Alastor no. Ma c'è una domanda che io rivolgerei a questo punto a Matt, che come sapete sta preparando Into the Lore, appunto proprio per questo chiedevano Matt quanto vive in media un orco? Come vedete sta proprio preparando Into the Lore. Ah, scusatemi, ero distratto a leggere il nuovo fumetto di Intale, ovvero Apnea, che racconta le origini della nostra Dalia. Mi raccomando, preordinatelo ora, perché dopo oggi non sarà più disponibile con questa meravigliosa cartolina. Levi, non capisco, sempre in mezzo alle palle. E però per fare la marchettata non ho sentito la domanda, quindi me la rifai. Appunto, proprio perché dicevano stai preparando il tuo delor, ti chiedevano quanto vive in media un orco. Allora, un orco in verità, prima dell'attuale era, vivevano intorno ai 40-50 anni, ma
morivano abbastanza giovani, più non tanto per l'usuramento fisico quanto per il fatto che si scannavano, cioè appena un orco diventava troppo anziano per sollevare la sua ascia o si faceva indebolire, probabilmente il figlio o il nipote lo ammazzava. Quando gli orchi invece sono diventati una società civilizzata, sono diventati la nazione della Vercor, l'età massima è aumentata in maniera esponenziale, arrivando a pareggiare quella degli umani, quindi tendenzialmente possono arrivare fino al secolo. Diciamo che la media è fra gli 80 e i 90 anni, arrivare ai 100 non è una cosa così impossibile, anzi è abbastanza fattibile. Tra l'altro c'è un'altra domanda che volevo leggere, piuttosto carina. Il bello è la motivazione di Dadi. Ad esempio, come mai l'illusione di Anne era così debole? L'illusione di Anne era così debole proprio perché Simo mi ha fatto un doppio 20. Davanti a un tiro così eccezionale, non solo volevo fare in modo che Simo fosse facilitato nei tiri successivi per riuscire a capire per conto suo che l'illusione era tale, ma ho voluto proprio estremizzare questo fatto. Poi, diciamo che culo vuole che il personaggio più facile, cioè questo tiro eccezionale mi è capitato sul personaggio più facile con cui sfruttare la debolezza dell'illusione, perché alcuni l'hanno capito, altri un po' meno. Chiedetevelo. Poi c'è una domanda per me, per Simo, per Giulia e per Sara, che dice: personaggio che avete preferito ruolare tra quelli di Luxastra e quella di Anime Selvagge? Ragazze. Ma allora, io sono affezionatissima a Charlie, adoro ruolarla. Cioè, è ovviamente più divertente per me ruolare Charlie che ruolare Sheeran, proprio a livello di divertimento puro. Però Sheeran è più profondo come personaggio, quindi ho più interazioni, più cose da fare. Però adoro la mia piccola Charlie. Allora, io, per quanto appunto sia affezionatissima a Dalia, ormai Dalia nel cuore, con Aubrey mi diverto troppo di più, proprio troppo senza freni, perché come ho detto, con Dalia ho fatto un personaggio che non mi appartiene granché, quindi faccio già molta più fatica a interpretarlo, mentre con Aubrey vado proprio a briglie sciolte, chi se ne frega, quindi preferisco Aubrey. Simone? Io ho risposto spesso a questa domanda. A me ruolare Frank non mi è piaciuto, è stato proprio brutto, pesante per quanto mi riguarda, e non voglio neanche più rifarlo in realtà. E invece? Penso che mi vedrò un po' costretto, però Anne, per quanto possa fare schifo, mi sento molto a mio agio. Io aggiungo anche Armored Soul. Perché ridete scherzando, sì, ho la maggior parte delle presenze delle campagne di Intel. Il giocatore di Intel che ha interpretato più personaggi. Allora, si è capovolta la situazione. E comunque ho giocato anch'io in Anime Selvagge. È vero. Siamo pari, Luca. È vero. Ah no, in Armored Soul c'è il Master. E quindi ero tutti. Male. No, io devo dire che in realtà ogni personaggio che vado a scrivere, quindi Alastor, Gaston e Jax, sono completamente diversi, cioè ognuno di loro prende spunto da una mia caratteristica e da un mio difetto. Ognuno dei personaggi ha una mia caratteristica buona e un mio difetto. 4. Allora, per quanto riguarda proprio l'affetto, devo dire che mi sono trovato molto bene con Jax, perché è Star Wars, perché è un personaggio adulto, ok? Per quanto riguarda Alastor, vabbè, amore incondizionato per Alastor. E Gaston sono io da bambino, paro, quindi posso dire che è estremamente complicato dire quale mi è piaciuto di più. Beh, c'è anche Michael, l'omino nella testa di... Michael si ruola da solo, non sono io che ruolo Michael. Ah, io pensavo, invece... Hai capito male. E quindi ogni personaggio che io vado a fare, in realtà sono tutti collegati da una piccola liaison che conosco solo io, ma tutto lì. 50 sfumature di Gabriel, dico. Allora, beh, lasciamo un attimino la parola anche al Milano, se hanno una domanda. Chiedo domanda per Matt. Vai. Sì. Invece, personaggio preferito da Matt tra i PNG che ha creato?
Ma è una domanda molto complessa, perché come spiegava Gabriel, in verità quando si va a creare un personaggio ci mettiamo sempre del nostro. Ogni personaggio che vado a creare, che sia un personaggio giocante come lo è stato Diego, o che siano i vari miei NPC delle varie campagne, ci metto un tanto di mio in ognuno di loro, dalla curiosità di Lucius alla, appunto, al piacere dell'arte di Diego fino alla disperazione di Pierre. Ogni singolo personaggio che creo semino in loro un qualcosa che mi appartiene, un qualcosa di mio, che poi lascio germogliare con le loro varie interpretazioni. Scegliere uno fra loro mi viene molto difficile. Forse quelli che più mi danno soddisfazione sono i villain, perché nei villain posso mettere sensazioni e pensieri che non sempre mi appartengono. Prendiamo ad esempio Pierre, la cui interpretazione mi pare di aver capito sia stata quella che più ha colpito il pubblico. Io ovviamente non ho vissuto neanche un decimo delle sfighe e dei dolori che quel poveraccio ha dovuto vivere per colpa mia, però quando l'ho interpretato mi sono calato nei suoi panni e ho fatto il possibile per provare quello stesso dolore, dolore che mi auguro onestamente di non provare mai, se ce posso, però è emozionante proprio per questo, il capire, il provare cose che non ti appartengono, il vedere il mondo con degli occhi diversi, insomma, giocare ai tarocchi e pescare l'appeso. Ma domanda per Luca a questo punto. Vai. Ma Boris tiene di più al suo cappello o ai suoi compagni? Al suo cappello. Sapevo già la risposta, quindi torniamo sul divano. Allora, c'è una domanda interessante, abbastanza lunga, di Elliot, che chiede, domanda per il master, però io amplierei domanda per i master. Ponendo e creando più strade che possono essere scelte o meno dai giocatori, ad esempio come nel caso delle illusioni di ragni, come gestisci le ripercussioni di ogni scelta? Trovi un punto in comune per tutte le diramazioni dove poter tornare con le dovute differenze causate dalle scelte dei giocatori, o crei per ogni strada uno scenario futuro completamente diverso e quindi probabilmente compiendo un lavoro enorme di calcolo di tutte le ripercussioni? No, Elliot, il punto è proprio la mancanza di calcolo, cioè nel momento in cui io vado a scrivere una storia non vado a scrivere degli eventi, io vado a scrivere delle premesse, delle situazioni. Mi spiego meglio, Lux Astra ha una trama delineata con un inizio e una fine. L'unica struttura che ho deciso nella sua totalità è il piano del cattivo, cioè il cattivo ha, ipotizziamo, 5 obiettivi, ok? Capitolo 1, eseguo una cosa, capitolo 2, ne eseguo un'altra, e così via per tutti gli altri capitoli. Qual è l'obiettivo dei giocatori? Fermare questi obiettivi. Loro, di capitolo in capitolo, devono fare in modo che il cattivo non porti a termine i suoi piani. Cosa succede se vanno a buon fine i suoi piani? Una cosa. Cosa succede se falliscono? Un'altra. Questo è l'unico bivio che sta già scritto nelle mie campagne, e così io faccio praticamente per ogni cosa. Quando poi devo fare situazioni come quelle del ragno, eccetera, io stabilisco semplicemente metto le basi, poi il resto lo costruisco con il giocatore. Io non penso a monte, ok, allora se esce uno, inizia questa scena che finirà con... No, io semplicemente, se esce uno, descrivo questa scena. Poi come si sviluppa e cosa succede? Si fa in strada, si fa in corsa. Poi ovviamente più sono le scelte, più sono le cose, più devo sapermi ingegnare, però quello penso di avere una elasticità mentale abbastanza allenata da riuscire a improvvisare poi al momento le soluzioni migliori. Una cosa che dico sempre, ragazzi, più è ben strutturato il vostro mondo, più siete entrati in uno specifico nel creare personaggi, luoghi, eccetera, più vi verrà facile. Ad esempio, se io creo un personaggio aracnofobico, anzi un NPC aracnofobico, e uno dei personaggi mi arriva con un enorme ragno in mano, è ovvio che quell'NPC avrà paura e non collaborerà volentieri con questo personaggio.
ma non devo scegliere al momento se quel personaggio, se quell'NPC vorrà collaborare col personaggio o meno, perché io a monte ho scritto una sua descrizione, una sua caratterizzazione che risponde per me alla domanda. Molto spesso io non devo ragionare, o meglio, non devo chiedere a me stesso come far sviluppare le cose, ma le chiedo direttamente al mio mondo, lo chiedo direttamente ai miei NPC. Succede una cosa, a questo NPC, ok, prendo la scheda dell'NPC, questo NPC ha determinate caratteristiche, perfetto, va bene. Allora, in base a queste caratteristiche so che la risposta è questa. Ok, grazie Matt, che è stato morso da Gian, e abbiamo due domande per la compositrice. Allora, esatto, è una risposta bella articolata. Allora, abbiamo domande per la compositrice. Domanda 1, chiedo scudo, ma non ricordo il nome, tra Matt e Luca, chi dei due lo vorresti come compagno e chi come master in una campagna? Poi abbiamo la domanda 2, che differenza hai notato nel comporre melodie per Intel rispetto a quelle che hai per esempio creato per Sabaco? Quindi prenditi anche tu un morso. Ma mi stavo divertendo così tanto, muovere i piedini a tempo, fare la stereo con i piedi. Allora, decisamente Matt come master e Luca come compagno. Poi, per rispondere alla tua domanda, è complicato perché in realtà il mio modo di comporre si lega molto alla persona che rappresenta il progetto. Quindi quando compongo per Michele mi sento in una situazione tale in cui dico ok, devo rappresentare Michele in musica e devo vedere e valutare come lui sente e prova, come si esprime in quel contesto specifico, per esempio Anima Oscura 3. E Lux Astra invece c'è un intero universo in cui ci sono diverse personalità che devono combaciare oppure scontrarsi. Quindi, a dirla tutta, diciamo che mi sento sempre nella condizione di scoprire cose nuove e quando mi metto in questa condizione sperimento, e quando sperimento riesco a creare qualcosa di perlomeno rappresentativo per me. Spero di aver risposto. C'è questo messaggio bellissimo di Iguano, tutto elegante. Trovate una donna che vi guardi come Matt sta guardando lei in questo momento. No, effettivamente Matt è stato un po' alificato. Risposta. Sì, molto bello. Fa una domanda interessante. Porterete mai una campagna ambientata nell'universo di Harry Potter? Allora, ti dico, io un paio di robine su Harry Potter ho visto che sono molto carine. Sono molto carine. Il problema è attento, sarebbe bellissimo. Lo odio, ma cazzo. Però sono molto belline. Poi ci sono molti fan di Harry Potter, ma già noi in base siamo fan di Harry Potter. Sarebbe, secondo me, sarebbe interessante. Ammetto che sarebbe interessante, ma lo vorrei legato dalla storyline di. Allora, certo, ma vai a fare un'ambientazione in stile potteriana. Che cazzo ne so, come è uscito adesso il nuovo gioco che sono. Esatto, raga, prendiamo spunto dall'RPG che hanno presentato ieri. Di cosa stiamo parlando? No, perché ragazzi, cosa stavate dicendo su Harry Potter? Appunto, sulla cosa di PS5 che è stata ieri sera. Sì, mi ha fatto uscire il trailer di questo Harry Potter RPG, mi ha fatto impazzire. No, era favoloso, cioè la possibilità proprio di vivere dentro Hogwarts, tutte le interazioni. Ah, serie dei fotogrammi. Sarà bellissimo. Cioè, il drago faceva però altri punti ci va. No, io dicevo invece, io non sono una grande fan di Harry Potter, però un'ambientazione del genere è una figata. È bellissimo. Bellissimo. Sì, sì, sì. Beh, anche una campagna sul pangolino sauro, io l'aspetto. Il pangolino e la Nutella. Allora, vediamo se c'è un'altra domanda. Non lo so. Farete mai una campagna sulla Campania? Ma che campagna è? No, una campagna sulla Campania. In Campania? Se dobbiamo ruolare in Campania, sì, volentieri. San Giuseppe. Ambientiamo, che ne so, tra Ercolano, Pompei, Giuseppe, quartieri spagnoli. Provincia di Napoli, sono perfetto. Sì, faremo una sulla Lombardia, una sulla Valle d'Aosta, una sul Molise che non esiste.
e quindi... Ah, dicono che però esiste già, si chiama Gomorra. Esatto. Cinese. Ah. Comunque, ma no, io volevo ricordare che appunto sul... ogni tanto lo ricordiamo, sul sito di Tatai Lab oggi è l'ultimo giorno per preordinare il fumetto di Dalia, che è un fumetto tra l'altro molto voluminoso, forse il più voluminoso di quelli che abbiamo fatto, c'è un sacco di contenuto dentro, ragazzi. E visto tra l'altro che oggi un pochino si è aperto uno spiraglio su quello che era il passato di Rendar, mi è piaciuto molto il dialogo che c'è stato tra Rendar e Alastor, vi ricordo anche che sempre sul sito di Tatai Lab trovate pure il secondo volume. Il secondo volume che racconta il prologo di Rendar, quindi anzi... Legami. Legami o legami, vabbè. Se non ne avete preso nessuno, ma siete incuriositi, potreste fare anche il bundle e quindi prendere in blocco volume 1, volume 2, volume 3 e poi quando oppure volume 4, 5, mi date 10 euro e io ve li scannerizzo. Esatto. C'era una domanda, c'era un commento che io non ho finito di leggere, però riguardava Luca e dice: nella puntata di oggi sei stato molto divertente, è stato molto divertente vedere come si è mosso Boris barra Luca all'interno della scena dell'accampamento, in cui abbiamo fatto conoscenza di tantissimi PNG super interessanti, dei quali è davvero difficile capire chi è buono e chi è cattivo. E lo stesso Boris chissà cosa ha combinato nei suoi 200 anni e passa di copertura. Allora, sono usciti fuori una marea di NPC, effettivamente, nel dialogo che c'è stato tra Boris. Qual è stato l'NPC che ti ha catturato di più l'attenzione? Ma in realtà in quel momento lì, più che catturare l'attenzione, la mia attenzione era nel cercare di costruirmi degli alibi, e comunque lavoro sotto copertura da molto tempo, quindi ruolare, fare in modo che avessi un alibi, nonostante fosse relativamente stupido, però io la sera prima sono uscito dalla tenda e ho incontrato Lin, e con Lin della stagione scorsa ovviamente, sì, il canto. E quindi io avevo comunque anche un testimone che aveva affermato che ero andato in bagno, ciao, con un oggetto, e quindi c'era anche la dimostrazione, quindi tutto il contesto. Tra l'altro, il testimone era una Iaconos, quindi... Esatto, quindi io in quel momento di più che concentrarmi sui personaggi in sé, ma nel fare in modo che la storia fosse credibile vista da più punti di vista. Stavi a parar culo, insomma. Sì, fondamentalmente sì, scusa. Ok. A me invece, ad esempio, ha attirato. Sarebbe quasi banale e scontato dire l'ultimo personaggio, lo Iaconos. Com'è che si chiama, Matt? Non mi ricordo. Aspetta, Vin, se non ricordo male. Vin Iaconos. Sarebbe quasi banale e scontato dire lui. Quanto invece mi è piaciuto. Cazzo, non mi ricordo il nome. Quello che era un po' il dito corto della situazione, un po' viscidino, però mi il magister, stava... dici? Il magister, esatto. Sì, in questo momento non ho gli appunti sotto mano. Cazzo, ha un nome tra l'altro molto bello, Mavedia. Grazie, sì, Kirtar. Sì. Mavedia, lui mi piace un sacco. Vorrei sapere molto di più su di lui. È morto. No, dai, anche lui, che cazzo. Chi lo so. È frecciato per Mavedia. Severus, dicono. Severus. Beh, ringraziamo Severus Piton che ci esatto, segue sempre. Conni mi fa notare che ho solo passato le ore a risentire gli episodi. Infatti il problema è quello, quando una volta... No, ma in realtà, Simo, io ti capisco perfettamente perché io sono probabilmente li vedo anche più volte di te gli episodi. Il problema è quando raggiungi uno stato di la pienezza, no, dell'episodio, come la pienezza del dragone, la pienezza dell'episodio, diventi saturo e non hai più altre informazioni, quindi ci capita, io vedo talmente tante volte le stesse scene, le stesse illustrazioni che si ripetono eccetera eccetera, che a un certo punto non ricevi più informazioni. Sì, il cervello è saturo. Sì, perché scegli la tua carta, saturo. Ho pensato la stessa cosa! Pensato la stessa cosa! Affermo che si muove tutto! Scusi, sì, non volevo. Vabbè, ripassiamo un po' la linea anche al divano, giustamente. Io stavo guardando il fumetto di Dalia che è bellissimo, non l'avevo ancora visto. È meraviglioso. Non vedo l'ora di avere una copia a leggere. Anche le fan art finali sono molto belle. È vero? Che bello. Non so, guardiamoli. Angelo. Ora vi faremo vedere Sara che fa facce, Matt che si sta abbioccando. Ragazzi, guarda che bello. Okay. Giulia che non capisce.
Domanda per i giocatori: ci sono delle azioni che dopo averle riviste tornando indietro non fareste mai? Se sì, quali? Non ci ha cagato nessuno. Non ci sento. Scusa, dire. Stavo guardando il pallone. Didi. Ragazzi. Ok, va bene. È possibile avere come prossimo sub goal la rimozione della barba di Luca? No. No. Ah, no. No. Noi non facciamo queste cazzate. Io non faccio scommesse che so di dover perdere. Non si scherza più con l'internet. Ragazzi, un po' di attenzione che prima abbiamo lasciato in live e stavate in silenzio per 10 minuti e abbiamo finito, dai. Dai, abbiamo fatto. Domanda per tutti: quale manuale vi piacerebbe masterare? Sara. Forse qualcosa su un MMORPG. Tipo Lineage 2 o anche Guild Wars. È un manuale, not the end? Sì, quello. Assolutamente. Quello. Ma che domanda è? No, una domanda più che legittima. Non so se è un manuale tipo questi qua o se tipo è un fascicoletto o un gioco con alcune regole. Non è così scontato che qualsiasi cosa sia un manuale, alcuni sono solo ambientazioni. Ad esempio The Silence of Halloween, che suggerisco caldamente, non è un manuale, è un'ambientazione su cui si può giocare con i vari manuali, ma non mi dia un go oltre. Per quanto mi riguarda, io mi metterei un Morkborg. Simone? Mi intriga un sacco Not the End. Mi spiace ripetere la stessa risposta, però a me Not the End mi intriga un sacco. Da quando l'ho visto giocare nella one shot in cui ha giocato Matt con il rosso e chi altro c'era? Rosso, Steph Kieran, Ventifacce e Orso Buffo. Esatto, è un suo buffo. Mi ha attirato un sacco Not the End. Però, cazzo, anche storia. Adesso stavo ripensando in storia. Sì. Allora, forse Not the End perché vi permetterebbe di creare un'ambientazione più personale. Cioè, alla fine, Not the End è un po' tipo Savage World. Quindi, bene o male, lo puoi utilizzare per qualsiasi cosa. Mentre con storia magari sarei un po' più legato al discorso animali antropomorfi. E più legato al periodo, sì, storico in cui, esatto, è ambientato. Sono indeciso. Anche se io farei subito una lontra Monaco. Quello sarebbe Tommy anche. Luca, io sembrerò un po' banalotto, ma l'unico anello. Bellissimo! Il Signore degli Anelli. È una vita che non ci gioco. È un gioco molto bello, l'ho studiato ma non ci ho mai giocato, veramente. Però ho sempre voluto fare una campagna. Io, vabbè, sarò al solito ripetitivo, però Call of Cthulhu è uno dei miei preferiti. E aggiungo Ragnarok, che sto leggendo in questi giorni, che mi è stato regalato a Luca. Non avevo mai giocato ieri, giocato a Ragnarok. E che mi ha regalato appunto Nicola. Lì a Luca. Adesso sono ogni tanto la sera, visto che non riesco a dormire perché sono vecchio e noi vecchi facciamo fatica a dormire, me lo sto leggendo. Bello, bello, bello. Questi due sono quelli che mi interesserebbero di più, o qualcosa sempre anche comunque arrangiato al mondo di Harry Potter, visto che prima l'abbiamo citato. Comunque sì, assolutamente. Camilla, sì. Io non so quanto tu abbia esperienza nei giochi di ruolo cartacei, però magari c'è un manuale che ti intriga. Io ti dirò, l'ambientazione che mi è piaciuta di più giocare non è realmente un manuale, credo, ma è quella ispirata a Lovecraft. Lovecraftesque, molto molto carino, molto carino, sì, male, quello. Perfetto, sì, io sì, quello, sì. Mi piace un sacco l'ambientazione un po' dark, così come appunto anche vampiri. Lovecraftesque, molto carino, anche perché è un co-narrativo. Sì. Ho giocato con Sam. Mi è piaciuto da morire quel manualetto lì, quello è veramente bello. Potrebbe riportarlo, sì, molto. Beh, ragazzi, a questo punto siamo arrivati alle 19.30, noi andiamo un po' a magnà, mangiamo, sì, e c'ho fame, e vi ringraziamo per essere stati con noi. Tu valle. Noi ci ribecchiamo domani, tra l'altro, dalle 13 alle 15, faremo una live, magari dando più tempo anche a voi utenti di guardare l'episodio, e risponderemo sempre alle vostre domande, magari continueremo a parlare
dell'episodio di oggi. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, Forza Roma, Basso la Lazio. Saluto anche Azzalina JPEG che si è sabbata durante la live. Ciao Azza! Ciao Azza! Ci dei cuori transitivo e lascio la parola piano piano a tutti quanti per salutare. Cominciamo dal divano, Sara! Ciao a tutti amici, mi raccomando ricordatevi, oggi è l'ultimo giorno per il fumetto di Dalia che ho appena sfogliato ed è bellissimo. Quindi non fatevelo scappare, altrimenti quella cartolina ve la scordate e non volete perdervela. Che io ho un sacco di persone che mi stanno chiedendo in privato, ma la cartolina di Rendar dove posso ottenerla? Ho perso la cartolina di... raga, non potete più averla, quindi se volete questa cartolina dovrete comprarlo entro oggi. Ma questa è l'ultima volta che ve lo dico, l'ultimo giorno in cui ve lo dico, quindi mi raccomando, fatelo. Durante le prevendite rimanete tutti attenti quando ci sono le uscite dei fumetti, ragazzi, perché durante le prevendite dei fumetti, ovviamente quella di Rendar è passata, ma anche quella del volume 1, escono appunto i gadget esclusivi, in questo caso la cartolina, quindi correte, non dovete farvela scappare. E niente, detto questo, lo fai una lavava, Giulia, me lo fa lavava. E niente, detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio per essere stati qui e alla prossima settimana. Saluto Azza, ciao Ama, ma mi manchi un sacco. E ragazzi, è stato bellissimo essere qui per la prima volta, perché noi ci siamo già incrociati, ma questa era effettivamente la prima volta che vi vedevo ed è stato davvero molto piacevole, quindi vi ringrazio davvero tantissimo. E grazie a voi ragazzi, vi ho spiati durante la premiere di YouTube, siete stati meravigliosi, ci vediamo su Spotify. Io vi auguro una buona serata ragazzi, ci vediamo più tardi, bye bye. Allora, Luca? Ma io non ho molto da aggiungere, hanno già sentito la mia voce per tutto l'episodio di Luxastra, quindi in realtà posso semplicemente dire, ragazzi, come sempre io dico ABC, always be creative, siete sempre creativi, non smettete mai e poi mai di scrivere, disegnare, fare cose, muovete quelle mani, cazzo! Non troppo che si diventa ciechi, però. No, muovete le mani, virgola, cazzo. Non pensiere, okay. Sennò... Buon Gabrio. Io ringrazio a tutti, sono contento che finalmente si è visto il gruppo B e volevo dire a tutti che sotto la terza sono solo capezzoli. Va bene, e vi lasciamo invece in compagnia del nostro Rob, ragazzi, che lo conoscerete per il TG Rob, per RPG Story, oppure magari per le sue live di Escape from Tarkov, chi lo sa. Ma appunto, Dangerisk, passate sul suo canale, adesso tanto vi raidiamo direttamente da lui, e riempitelo di cuori transitivi. Proprio scrivete cuori transitivi, non mandate il cuore. Cuori transitivi, mi raccomando, spammate cuori transitivi nella chat di Dangerisk. Vi aspettiamo a domani! Io vi saluto. Vi ringrazio. Forza Roma. Abbasso la Lazio. Perché? E se ci sono iniziali? Mi piace. È cazzo. Sì, ma il gruppo A?